buonasera a tutti. Grazie di essere venuti questa sera. Vi ringrazio innanzitutto per la vostra pazienza perché abbiamo un po' sforato sull'ora previsto. E poi vi ringrazio anche perché in questi tempi non è facile riuscire a vincere la stanchezza, gli impegni che uno ha, la famiglia, muoversi, uscire di casa. È sempre bello vedere tante persone che sono venute qui con questa sera. E penso che essere anche così parecchi ci aiuterà a condividere tante idee, a confrontarci su un argomento che sicuramente è molto interessante. E innanzitutto ringrazio però anche Franco Gesualdi che ha avuto qualche problema in più rispetto a noi a muoversi da casa perché ha fatto qualche centinaio di chilometri per essere qui e anche questo è il motivo per cui siamo un pochino in ritardo questa sera e domattina lo aspetto un'altra levataccia, quindi lo ringraziamo veramente di cuore di essere qui con noi. L'impegno che tra l'altro abbiamo già stabilito a febbraio di quest'anno era saltato per problemi di neve da noi e anche in centro Italia, siamo riusciti adesso finalmente a trovare un buco e organizzarci per confrontarci con Francuccio su questo argomento dell'informazione che come associazione Scelte Possibili ci ha intrigato è parecchio tempo insomma, che è per noi di grande interesse. Perché l'informazione riteniamo un po' come la base per crearsi una consapevolezza delle conoscenze in base alle quali poi uno può prendere delle scelte più ragionate, insomma, con delle basi. L'informazione spesso invece viene un po' trascurata, viene considerata come una cosa che ci arriva, ma come se non fosse con dei filtri o con delle manipolazioni che invece purtroppo spesso esistono. Combinazione, l'anno scorso il Centro Nuovo Modello di Sviluppo ha preparato questo libro, che anzi tra l'altro abbiamo parecchi libri lì del Centro Nuovo Modello di Sviluppo a disposizione, quindi chiunque è interessato quello può venire lì. E c'è stata questa nuova pubblicazione proprio centrata sull'informazione. Quindi è stata proprio una perfetta incrocio tra il nostro desiderio di approfondire l'argomento e questo studio approfondito fatto dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo che già ci aveva abituato a tanti belli interessanti studi su anche tanti altri argomenti. Quindi adesso abbiamo qui Francuccio che farà un suo intervento, poi alla fine di questo ci sono delle domande, delle richieste, approfondimenti, sarà bello riuscire a confrontarci tra di noi. Quindi lascio la parola a Francesco. Bene, buonasera. Se questo parla parla un po', quindi cerca un po'. Questo è come si fa a tirare, perché di metterci comodi, se no poi i problemi vengono loro. Allora sì, intanto voglio raccontarvi un attimo come mai noi abbiamo deciso poi di fare questa ricerca sull'informazione, precisando, non so chi mi conosce, ci conosce, perché in realtà io sono qui come rappresentante del Centro Nuovo Modello di Sviluppo. Fra le varie cose che facciamo, naturalmente c'è una ricerca sulle imprese, abbiamo prodotto la guida al consumo critico. Quindi ecco, è stato nell'ambito così della continuazione di questo genere di attività e così un bel giorno ascoltando la radio, era il tempo in cui stavano cominciando a venire fuori gli scandali, cominciavano a ricordare alcuni personaggi che cominciavano ad avere problemi con la giustizia per corruzione. Uno di questi era Angelucci. Ascoltiamo la radio, Angelucci, una breve scheda. Viene fuori che è una famiglia che si occupava di sanità, questo si capisce bene, produzione sanità, però c'erano anche altre due caratteristiche, deputato del PDL, quindi parlamentare, e proprietario del giornale Libero. All'epoca non solo Libero, ma possedeva anche il Riformista, proprio del Libero.
Altro personaggio che aveva caratteristiche simili, come faccio per andare giù di pazienza? Eccoci. Giuseppe Ciarrapico, non so come se vi dice qualcosa questo personaggio, un romano, e anche lui è inserito nel settore della sanità, però anche lui è deputato del PDL e tra l'altro aveva già stato, avuto già 5 condanne definitive tra il 73 e il 99, quindi definitivo vuol dire che è arrivato fino alla Cassazione, ma nonostante tutto la nostra legge non gli vietava di sedere in Parlamento. E anche lui poi, oltre ad essere deputato del PDL, era editore di una serie di giornali locali. Poi teniamo il pezzo grosso, naturalmente il pezzo grosso, Silvio Berlusconi, anche lui indagato per vari reati, naturalmente anche lui deputato del PDL, molto bene, anche molto di più, Presidente del Consiglio, e anche lui a capo di un impero mediatico, questa volta televisivo invece che cartaceo. Quindi ecco, c'è venuto un pochino la curiosità, ecco, dei personaggi che sono inseriti nel settore degli affari, che però sono inseriti anche nel mondo della politica, e quindi queste gente che aveva capito che per riuscire a fare meglio gli imprenditori doveva controllare anche la politica e che per riuscire ad arrivare a questa posizione utilizzava dei mezzi di informazione. Allora abbiamo cominciato a chiederci, ma vogliamo dare uno sguardo un pochino più approfondito nei mezzi di informazione per tentare di capire da chi sono controllati? Ci vantiamo di essere un popolo democratico, ci vantiamo di avere libertà di stampa, libertà di stampa però significa, si misura in base a chi davvero possiede i mezzi di informazione, insomma no, altra cosa è dire che tutto sommato esiste un'informazione plurale dove anche i cittadini si possono organizzare e possono vedere i loro mezzi di informazione, altra cosa invece magari è scoprire che è una cosa ultra concentrata. Quindi abbiamo iniziato, abbiamo deciso di fare un approfondimento per tentare di capire chi c'è dietro ai mezzi di informazione, per capire proprio se possiamo continuare ad affermare che siamo uno Stato dove esiste libertà di stampa oppure no. E allora ecco, per prima cosa abbiamo cercato di capire ma chi si informa in Italia, cioè qual è l'attitudine all'informazione da parte degli italiani, e c'era una ricerca dell'Istat che appunto faceva proprio il caso nostro. Ecco, secondo questa ricerca dell'Istat intanto abbiamo un 23% di italiani che non si informa mai. Questi abbiamo deciso che per loro informarsi non è una necessità. Chi è che dice qua? Non ho capito cosa è. Dell'altro, il rimanente 77% viene fuori che una grande quantità si informa solo saltuariamente nella parte verde, il 50% rimanente, soltanto un 28% invece ha l'abitudine di informarsi tutti i giorni. Quindi ecco, se noi diciamo che la democrazia può esistere solo se ci informiamo, beh, questa fetta di persone, di cittadini sovrani che prendono sul serio questo ruolo di cittadini nell'ottica della democrazia è veramente una fetta abbastanza ridotta, non più di un quarto, grosso modo, insomma. Ma va bene così. Andando avanti, quali sono i mezzi di informazione che chi ha deciso che deve informarsi utilizza? Beh, viene fuori che il 94,5% di coloro che si informano usano la televisione. Quindi sicuramente la televisione è il mezzo preponderante, d'accordo? Praticamente tutti usano la televisione come mezzo principale, soltanto un 13% di coloro che si informano aggiungono allo strumento televisivo anche un quotidiano, d'accordo? Quindi possiamo affermare così che in grosso modo la televisione è lo strumento principe dell'informazione. La gente pende dalle labbra della televisione. Allora ecco, chi possiede la televisione in Italia? Perché se è vero che la gente così pende dalle labbra della televisione, tentiamo di capire chi possiede la televisione. Allora ecco, questo è un grafico che ci dice qual è la distribuzione degli ascolti in base ai canali, alle
nazionali, e qui abbiamo che scopriamo che il maggior canale che ha la maggior quantità di ascolti è la RAI, ma che però se lo contende quasi a pari merito con Mediaset, d'accordo? RAI è sono tre canali, è tutto pubblico, mentre invece Mediaset, come sapete, appartiene a Fininvest, il quale fa capo poi a Berlusconi. Poi gli altri canali televisivi sono Sky, che ha un 5-3 che appartiene a Murdoch, che è questo magnate internazionale, poi abbiamo la 7 che appartiene a Telecom. Quindi se togliamo la RAI, che è di proprietà pubblica, qua tutto il resto, e quindi tutto il resto significa l'altro 60%, è dominato da imprenditori privati, con Berlusconi che naturalmente da solo controlla il 36% degli ascolti attraverso i suoi vari canali televisivi. Allora cerchiamo di fare, se mi fai un flash, no, su quelle 5 che abbiamo messo. No, cerchiamo quelle 5 che abbiamo messo sotto, se le testi. Ecco, questa qua. Vediamo un attimo di capire, quando parliamo di televisione, di chi parliamo. Parliamo di una famiglia, ovviamente. Pier Silvio con i suoi figli, i suoi quattro figli, si sono divisi naturalmente l'intero, e così secondo gli accordi di famiglia, il grosso lo possiede il padre, Silvio Berlusconi, e naturalmente la loro scatola comune, la loro scatola finanziaria comune è Fininvest, e attraverso Fininvest poi hanno partecipazioni nei vari settori operativi. Da una parte Mediolanum, che è una banca che gestiscono insieme a Doris, che è un altro personaggio appunto che possiede Mediolanum. Poi abbiamo Mediaset, che è appunto il canale attraverso il quale gestiscono la televisione, e poi abbiamo la Mondadori, che oltre ad essere una casa editrice che produce libri, produce non so quante riviste, un'enormità, è il principale editore che produce settimanali e mensili. Poi hanno anche un giornale, per quanto loro appunto, che guarda caso si chiama proprio Il Giornale, in cui partecipazione col fratello Paolo, e poi hanno anche una buona partecipazione nel Foglio, che la cui maggioranza è detenuta dall'ex moglie di Berlusconi, Veronica Lario. Quindi questo è il panorama di Berlusconi da un punto di vista degli affari. Torniamo sulla facciamo una zoomata invece sui quotidiani, sulla carta stampata. In Italia abbiamo grosso modo una ventina di testate che vengono a livello nazionale, ma di questa ventina, che tutti insieme non vanno oltre i 2 milioni di copie, se ci pensate bene 2 milioni sono uno sputo, perché in realtà noi siamo oltre 60 milioni, se ci togliamo i bimbi e quelli che fanno le elementari, poi le persone che sanno leggere e scrivere sicuramente sono almeno 50 milioni, quindi il fatto che si vendano soltanto 2 milioni di copie è veramente una stupidaggine, insomma, vuol dire che la gente di fatto non compra il giornale. Come sono distribuite queste 2 milioni di copie? Naturalmente il primo giornale in assoluto, che però si contende la posizione insieme alla Repubblica, è il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera che vende grosso modo 460.000 copie, quasi di pari passo con la Repubblica, so che se lo contende questo primato. E poi giù abbiamo tutte le altre testate che conosciamo, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Giornale, L'Avvenire, e andando sempre più giù poi arriviamo alle Cenerentole, una delle Cenerentole è Il Manifesto, che oramai non vende più neanche 20.000 copie, e abbiamo Il Foglio, che addirittura è attestato su 16.000 copie. Poi abbiamo così una frantumaglia di altri piccoli quotidiani che tutti insieme non fanno neanche 15.000 copie, quindi non sono una cifra trascurabile. Quindi di questi 13 testate, se ci fate caso, sono tutte di proprietà di imprese o di famiglie. Praticamente ce ne sono due soli che sono di proprietà dei redattori stessi, ed è da una parte Il Manifesto e dall'altra il Fatto Quotidiano, d'accordo?
sono gli unici due. Poi abbiamo come terzo, come terza testata che fa eccezione, l'Avvenire, che appartiene alla CEI, quindi alla, alla Conferenza Episcopale. Quantunque un 25%, se non vado errato, poi dati più precisi sono sul libro, sono posseduti da Pesenti, quindi da un altro magnate che ha messo così il suo zampino dentro così alla proprietà del, dell'Avvenire. Ecco, per il resto appartengono tutti appunto a imprese private e a famiglie. Se noi volessimo, ecco, cercare un attimo di far emergere soltanto le testate più grosse, ci rendiamo conto che tutto sommato abbiamo un 67% di quotidiani venduti in Italia che appartengono soltanto a 5 gruppi. Il principale è De Benedetti, perché De Benedetti? De Benedetti perché controlla l'Espresso e Repubblica, che a sua volta possiede poi tutta una serie di altre testate locali. Quindi quando facciamo il computo non ci soffermiamo soltanto sulla Repubblica, ma anche su tutti i vari quotidiani che possiede a livello locale. Ora io non so, non vi posso tenere tutta a mente, ma sicuramente anche qui su Como avrete un giornale locale e non, niente di più probabile che possa, che faccia di nuovo riferimento al gruppo Repubblica Espresso. Poi abbiamo naturalmente RCS. A riferimento alla Puglia di Bergamo. Alla Puglia di Bergamo. Poi abbiamo RCS, che è Rizzoli, il Corriere della Sera, che appunto gestisce il Corriere della Sera quasi come unica testata, quasi non ha giornali locali se non così delle edizioni. Poi abbiamo Confindustria, che naturalmente gestisce il Sole 24 Ore e altri giornali per dimensione locale. Abbiamo poi Caltagirone, che è a capo del Messaggero e tutta la catena che sta sotto. Poi abbiamo Montirifiser, che controlla la Nazione, il Giorno e il resto del Carlino. Ecco, il resto, 33%, sono tutti gli altri, compreso la Stampa, che non è una cosa da poco. Quindi ecco, il fatto che questi cinque soggetti controllano il 70% della Stampa la dice veramente più. Allora, cerchiamo di fare un pochino una carrellata in questi più grossi quantomeno, insomma, no? Cominciando dal gruppo L'Espresso. L'Espresso, Repubblica, oltre a Repubblica che è stata nazionale, appartengono al gruppo altri 17 quotidiani locali, qui sono elencati, poi naturalmente possiede il settimanale L'Espresso. Recentemente ha allestito anche questo sito internet Huffington Post insieme così ad un'altra società statunitense, perché questo sito esisteva già negli Stati Uniti, e poi possiede anche tre radio, tra cui Radio DJ, Radio Capital e due televisioni locali. D'accordo? Quindi ecco, questo è così la rappresentazione del gruppo L'Espresso. Allora ecco, De Benedetti, quando parliamo di L'Espresso diciamo De Benedetti, perché poi in fin dei conti il gruppo L'Espresso è posseduto al 54% dalla Cira S.p.A., la quale Cira S.p.A. attraverso tutta una serie di scatole finanziarie, d'accordo, arriva fino alla famiglia De Benedetti. De Benedetti non possiede soltanto il gruppo L'Espresso, ma ha anche altri interessi. Ad esempio, possiede l'80% di Sorgenia, che vuol dire energia elettrica. Possiede il 54% del gruppo COS, che è un gruppo che si occupa di sanità, naturalmente sanità privata. Mettetene a mente queste cose, De Benedetti che si occupa anche di sanità, e poi vedremo gli altri di che cosa si occupano, perché questa poi la dice lunga sulle loro posizioni editoriali. E naturalmente poi possiede questo appunto il gruppo Sogefi, che è un gruppo industriale che produce autoveicoli, prodotti industriali. Ecco, quindi questo è grosso modo l'intero della famiglia De Benedetti, dove appunto l'informazione è soltanto un pezzo di un ambito molto, molto più vasto, e tenete a mente che c'ha al suo interno anche il gruppo COS, che si occupa di sanità privata. Alla prossima. Ecco, il gruppo Il Messaggero, che è l'altro, controlla grosso modo un altro 10%,
Ecco, qui il messaggero che cosa possiede? Possiede tanto la testata nazionale Messaggero, poi possiede questo giornale, questo quotidiano gratuito, Leggo, non so se è diffuso qui su nel nord, piuttosto nel centro, e poi possiede altre quattro testate a diffusione locale: il Gazzettino, il Mattino, il Nuovo Quotidiano di Puglia e il Corriere Adriatico, d'accordo? E poi possiede questa, questa TV privata che si chiama appunto Tele Friuli, quindi ecco, anche lui non, è, non si occupa soltanto di carta stampata, ma è appunto, ha delle propaggini anche in ambito televisivo. E vediamo il gruppo Messaggero a chi appartiene. Il gruppo Messaggero appartiene alla famiglia Caltagirone. La famiglia Caltagirone è composta da vari personaggi: Leonardo, Francesco Bellavista, che è apparso sulle cronache in questi ultimi mesi perché è in combutta con l'ex ministro delle attività produttive di Sanremo, poi era implicato in delle questioni, di corruzione. Ecco, il soggetto che invece possiede la catena editoriale del Messaggero è Francesco Gaetano, il quale non si occupa soltanto di editoria, ma si occupa anche di altri aspetti. Si occupa di finanza e ha un bel po', c'ha una partecipazione in Generali Assicurazioni, c'ha una partecipazione in Unicredit, c'ha anche una partecipazione in MPS, anche se, se piccola. Poi si occupa naturalmente di costruzione, il pezzo grosso della sua attività sono le costruzioni, ed è presente anche nell'acqua, ha un 15% in Acea, che è l'acquedotto, l'acquedotto romano. Quindi tenete a mente Caltagirone, che ha delle, degli interessi nell'acqua, De Benedetti che ha degli interessi nella sanità privata, attenuto a mente, perché poi questo ci fa capire qualcosa. Ma a questo punto invece mi devi dare RCS. Eccoci, vediamo RCS, che è un altro caso interessante. Ora, questa è un'immagine che, per la verità, dell'anno scorso, alcune cosine sono leggermente cambiate, ma la sostanza è rimasta lo stesso. Allora, RCS è il gruppo editoriale del Corriere della Sera. E qui la cosa interessante è che non appartiene ad una famiglia sola, ma appartiene a tanti soggetti, e se vedete sono veramente tanti. E qui la cosa interessante è che il maggior azionista non è una persona fisica, il maggior azionista è una banca, è Mediobanca, che possiede il 13%. Qua a sua volta potremo andare a vedere Mediobanca che avviene, e vedremo che tanti di questi soggetti sono a loro volta anche coproprietari di Mediobanca. Vedete, il maggior azionista è Mediobanca con circa il 4%, veramente il maggior azionista non è Mediobanca, il maggior azionista è Rotelli, che sta in quest'altra, che qui è stato presentato come altri, ma non, è, non figura, perché nonostante Rotelli e anche lui un altro magnate della sanità lombarda, non a caso uno che si occupa di sanità, che poi mette le sue mani anche sull'editoria, sul principale del quotidiano italiano, ecco, però siccome non fa parte del gruppo di comando, perché questi che sono elencati sono coloro che fanno parte poi del gruppo del patto di sindacato, quindi abbiamo Mediobanca, che è il più grande azionista del patto di sindacato, poi abbiamo subito dopo Agnelli Fiat, e Agnelli Fiat c'ha anche un'altra testata tutta sua, che è la Stampa, però evidentemente ha ritenuto interessante essere presente anche nel maggior quotidiano italiano. E poi abbiamo tutta una serie di azionisti minori, abbiamo Presenti, che appunto è soprattutto inserito nel cemento, Della Valle, che si occupa prevalentemente di scarpe. Poi qui trovate scritto Libresti, e questo è un dato che non, funziona, non vale più per oggi, perché a posto di Libresti dobbiamo dire SAI. SAI che non è più di Libresti, ma che è passato a Unicor, quindi è passato al mondo delle cooperative. Quindi abbiamo il mondo delle cooperative che oggi è presente anche, no, nella società che possiede il maggior, la maggior testata nazionale italiana. Poi abbiamo Pirelli 152, Intesa San Paolo e tutta una serie di altri numeri. Torniamo all'altro e guardiamo un attimo chi sono questi personaggi che fanno parte. Ecco, questo è Della Valle,
che anche lui ha una buona partecipazione all'interno di RCS, e vedete che questi sono dei soggetti che hanno interessi in tantissimi altri, settori, oltre, parlando di editoria, ad essere presente in RCS, è presente anche, qui vedete, in Poligrafici Editoriale, che è l'editore che produce le relazioni, il Resto del Carlino e Il Giorno, possiede appunto il 10%. Quindi queste sono tutte, persone che hanno capito che è necessario essere presenti là dove si fa, informazione. Proviamo a vedere l'altro, Pesenti. Ecco, questa invece è la, fotografia di Pesenti, che si occupa prevalentemente di cemento, con attraverso il mobiliare e cemento, però poi è presente anche nel settore finanziario e bancario, ed è presente abbastanza massicciamente anche nell'ambito dell'informazione, non soltanto con questa presenza in RCS Media Group, ma anche in Avvenire. Vedete qua giù in fondo, sì, qui un 4% in Avvenire, e in altre poi testate più, più di tipo locale. Ecco, quindi questi sono soggetti che cercano di occupare un pochino varie posizioni nell'ambito, dell'informazione. Vediamo da Nettone, di sotto. Ecco, questo è Benetton invece. Benetton, che anche lui non si occupa soltanto di vestiario, si occupa di molte altre cose attraverso questa finanziaria che si chiama Edizioni SRL, è presente così nell'abbigliamento, nelle costruzioni, nelle banche, ristorazione, automobile, praticamente è praticamente sua. E poi giornali, è presente nel Corriere della Sera, con un 5%, nel Messaggero nel Mattino, quindi è alleato di Caltagirone, con un 2,2%, e poi è presente anche nel Sole 24 Ore con un 2%. Con un 2%. Ecco, questa è la situazione, di diretto. E diamo uno sguardo anche a Fiat, oramai ci siamo. Ecco, questa invece è la fotografia di Fiat. Fiat, che naturalmente ora ha come capostipite John Elkann, che è il nipote di Giovanni, e naturalmente, oltre ad avere tutto l'intero degli autoveicoli diviso in due tronconi ormai, perché così ha deciso Marchionne, che è più funzionale ai loro interessi, e poi hanno tutta una serie di compartecipazione in altri settori, che vanno dalla finanza allo spettacolo, naturalmente passando poi per l'editoria. Lo vedete qui, sotto il gruppo Fiat, possiede il 100% della Stampa e possiede il 10% del Corriere della Sera, quindi il gruppo Fiat è pesantemente inserito nel mondo, dell'editoria, quella che conta, che va per la maggiore. Fammi vedere il quadro di epilogativo sotto, che è questo. Ecco, questo era un pochino il quadro di quegli intrecci esistenti a livello italiano tra le famiglie che contano. Vediamo che l'intreccio interessante è che le famiglie che contano sono presenti non soltanto nel mondo dell'editoria, ma sono presenti anche nel mondo della finanza. Non so, tanto per dire, guardiamo in Agnelli, cerchiamo di inseguire lui, vediamo che è presente, avete visto la faccia? La faccia giovane di John Elkann è presente direttamente nella Stampa, è presente direttamente nel Corriere, della Sera, e poi lui personalmente non ci conduce da, nessun'altra parte. Guardiamo Caltagirone. Caltagirone invece, attraverso questa freccia che va su in alto, naturalmente ci porta direttamente al Messaggero, però ci porta anche a Mediobanca, quindi è presente in Mediobanca, ed è presente anche nel gruppo Generale, ma sapendo che il gruppo Generale a sua volta è presente nel Corriere della Sera, ma lo stesso gruppo Generale poi a sua volta è presente in Mediobanca. Mediobanca e Generale hanno un rapporto dove non si sa chi è padre e non si sa chi è figlio, si posseggono a vicenda. Della Valle, altro personaggio interessante, vedete che è presente da una parte nel Resto del Carlino e Il Giorno, e la Nazione, è presente nel Corriere della Sera,
Poi è presente anche Mediobanca, no? Quindi ecco, vedete che appunto questi sono personaggi che hanno cercato di assicurarsi il posto in tutti i campi che contano, sia da un punto di vista editoriale che da un punto di vista finanziario, oltre a curare i loro interessi tradizionali. Le Benedetti sono le scarpe, Della Valle sono le scarpe, Angelucci è il settore sanitario, Caltagirone quello del cemento e delle costruzioni, come ad esempio, eccetera, eccetera. Quindi ecco, se vogliamo fare la fotografia del capitalismo italiano, questo è abbastanza rappresentativo. Non ci vuole, non bisogna conoscere tanti soggetti, insomma, ecco, sono questa decina, in questo modo, che poi di fatto riescono a controllare il mondo della finanza e il mondo della stampa, sapendo che chi controlla la stampa poi alla fine controlla anche la politica, perché lo sappiamo. Allora ecco, la grande domanda è: se questi soggetti sono coloro che controllano la stampa in generale, che tipo di posizione sosterrà? Sosterrà delle posizioni così orientate verso l'interesse collettivo e sociale, o sosterrà delle posizioni che invece sono così di parte e quindi difenderanno certe posizioni, ad esempio rispetto alla privatizzazione dell'acqua? Secondo voi il Messaggero, che appartiene a Caltagirone, il quale possiede il 15% di Acea, farà una campagna per cercare di così fare in modo che la gente si orienti sempre di più verso una concezione privatistica, o farà una campagna affinché la gente si convinca che l'acqua deve rimanere bene pubblico? Questa è la grande domanda. È ovvio che questi saranno quest'altro tipo di campagna, perché il loro interesse va dall'altra parte. Quindi ecco, il fatto che i giornali quotidiani e poi anche molte televisioni siano possedute e controllate da questi soggetti che sono imprenditori, che hanno anche l'interesse a mettere le mani sui servizi pubblici, la dice lunga sulle posizioni che loro sostengono, che sono tutte pro mercato, sono tutte neoliberiste, sono tutte pro impresa. Ma c'è un altro aspetto che ci fa capire perché tutto sommato la stampa italiana, che è controllata da questi soggetti, mantiene delle posizioni privatistiche tutte a favore della grande impresa. Ed è il fatto che, andiamo avanti nella successiva, che i giornali non vivono soltanto di vendite proprie, i giornali vivono prevalentemente di pubblicità. In Italia il mercato pubblicitario vale circa 7 miliardi di euro. Qui c'è la torta di come è ripartita la pubblicità in Italia. Vedete che il grosso, la parte del leone, la fa la televisione, e quindi la televisione è al tempo stesso uno strumento che permette di poter fare affari attraverso la pubblicità, e nello stesso tempo permette poi di controllare la testa dei cittadini, perché gli passo informazioni di un certo tipo, ma gliela do senza carne, la gente è tutta contenta, ma non si accorge che poi paga il prezzo sotto un altro piano. Ecco, quindi 57% alla televisione, poi abbiamo un 26% che va alla stampa, e il resto naturalmente va a internet, alla radio e altri canali ancora. Allora, per renderci conto di quanto la pubblicità pensi nei bilanci dei canali informativi, andiamo avanti. Vediamo ad esempio il bilancio del gruppo Mediaset. Il gruppo Mediaset, che appunto poi possiede tutti i vari canali televisivi, voi vedete che l'82% degli introiti di Mediaset viene dalla pubblicità. Quindi praticamente i canali televisivi di Berlusconi dipendono dalla pubblicità, soltanto il 18% deriva da altri tipi di introiti. È una somma, è una quota enorme, insomma. Vediamo la successiva. La stessa RAI dipende per un 33% dalla pubblicità, poi naturalmente c'è anche il canale televisivo per il 58%, quindi a lei ne interessa meno, ma è una bella fetta. E non a caso, io sono stato intervistato varie volte dalla TV, dalla RAI, sanno che noi ci occupiamo di imprese, la prima cosa che ti dicono quando ti intervisto: per piacere non faccia nomi, perché non si possono fare nomi? Perché se no poi ci tolgono naturalmente le pubblicità, perché se parliamo di un soggetto
che appunto magari così una pubblicità con noi ce la toglie, questa è la vera. Quindi ecco, questa fa capire come poi la pubblicità di fatto condiziona anche l'informazione, non fosse altro sotto questo profilo. Vediamo un'altra ancora. Questo è il gruppo editoriale dell'Espresso, quindi passiamo dalla televisione alla carta stampata, e vedete che anche nell'ambito della carta stampata per un buon 60% vive nella pubblicità. Voi lo sapete, insomma, chi di voi compra il quotidiano, il venerdì e il sabato ci fanno pagare un'ulteriore tassa per portarci a casa un chilo di pubblicità, perché il sabato c'è questo dedicato alle donne, che è per l'80% pubblicità, soprattutto di moda, e venerdì anche lo stesso, un pochino più ampio, ma anche quello è pieno sempre di pubblicità, e ci fanno veramente pagare 50 centesimi in più, d'accordo? Quindi ecco, come vedete, come anche per la carta stampata, la pubblicità conti tremendamente. La domanda è, questo ha delle conseguenze, cioè il fatto che i giornali e le televisioni di fatto siano pagate dalla pubblicità può avere delle conseguenze pratiche sul piano della qualità informativa? Senz'altro sì. Ed ho qui una cosina che è comparsa proprio in questi giorni e di ieri, questo è uno strumento italiano perché è abbastanza eloquente, questa è una notizia che è comparsa ieri, 18 ottobre, è un articolo che riporta come l'Inghilterra e il Guardian abbia fatto un'indagine per capire come alcuni gruppi multinazionali presenti in Inghilterra di fatto riescano ad evadere le tasse attraverso un meccanismo di assetto societario che ti consente di fare in modo che, pur producendo la ricchezza in Inghilterra, poi di fatto i soldi migrano in paesi fiscali dove si possono pagare tasse molto più basse. Questo stesso meccanismo che descrive qui vale esattamente per IKEA, perché IKEA è una multinazionale svedese che ormai è presente in tutto il mondo, e se studiate l'assetto societario di IKEA vi rendete conto che questo uomo che è in grado, che possiede tutto il complesso, si è studiato un meccanismo diabolico per riuscire a fare in modo che la ricchezza che riesce ad ottenere in Italia non compaia in Italia, ma venga esportata nel Liechtenstein. Allora, se voi andate in un supermercato IKEA, voi vedete la scritta IKEA, pensate questo è della catena IKEA. Errore. Quel negozio, pur appartenendo ad una società di IKEA, di fatto non ha il diritto, non ha la proprietà del marchio. Quel soggetto che appartiene alla catena IKEA, per poter utilizzare il marchio IKEA, deve pagare una royalty, deve pagare un prezzo ad un'altra società dell'impero di IKEA, che però segue tutta un'altra filiera e che ha la propria sede nel Liechtenstein. Allora, che succede? Che quando il negozio IKEA, quindi Com, fa il suo bravo bilancio, deve registrare tra i costi un 3% del fatturato che deve essere utilizzato per poter esporre il marchio IKEA, e quindi il fatto che lui debba aggiungere questo dei costi fa sì che poi la quantità di profitti, di utile che il negozio ha realizzato sia più basso, e questo famoso 3% prende esattamente la via del Liechtenstein, dove naturalmente pagano una cifra irrisoria da un punto di vista delle tasse. Ecco, questo stesso meccanismo lo usa anche McDonald's, lo usa anche Starbucks, lo usa Google, dice qui lo usa Facebook, lo usa una serie di altri soggetti. Ecco, utilizzando anche IKEA, naturalmente IKEA non va scelta. Perché IKEA non va scelta? Perché IKEA, se qualcuno di voi ha comprato contro la Repubblica, sa che è un inserzionista abituato di Repubblica. E abbiamo avuto un altro caso in Toscana, non so quanto vi sia arrivata la voce, probabilmente no, perché la Toscana è lontana per voi, più vicino alla Svizzera. Beh, insomma, IKEA aveva deciso che voleva aprire un altro supermercato in Toscana, ne ha già uno a Firenze, precisando che IKEA ha la caratteristica di voler posizionare i suoi supermercati agli incroci autostradali, cioè quando c'è uno snodo lì vuole essere presente. Perché? Perché così riesce ad raccattare gente che viene dai triangoli. E l'aveva messo gli occhi su un casello autostradale che sta proprio vicino a casa nostra, dove c'è la confluenza di tre tratti autostradali: il tratto che viene da Firenze, il tratto che viene dalla Spezia, il tratto che viene da Grosseto.
e ha deciso che quello per lui era l'ideale per aprirci un altro supermercato in Chieti. C'è stata una forte opposizione popolare, il comune che tempolava un po' diceva sì, un po' diceva no, poi alla fine è stato costretto a dire no. Quindi c'è stato tutto un anno di grande dibattito, i che è sì o i che è no. Il Tirreno, che naturalmente è il giornale che fa parte della catena dell'Espresso Repubblica, era tutta a favore di Tirreno, ma proprio marcatamente, molto più della Nazione, che sappiamo essere un giornale di destra, ma proprio perché c'era questa contraddistinzione da un punto di vista, pubblicitario. Quindi ecco, la pubblicità purtroppo riesce ad avere una forte influenza sulla linea editoriale della stampa. Proviamo ad andare avanti. Facciamo un po' di considerazioni finali rispetto così a questa carrellata di quella che è la proprietà. Dai, abbiamo sì una pluralità di quotidiani, una pluralità di mezzi di informazione, però diciamo che fondamentalmente sono una pluralità di schieramenti partitici e soprattutto personali, cioè non sono espressione di diverse proprietà e soprattutto di proprietà diffusa, atomizzata, insomma, appartengono a grosse famiglie che spesso si fanno una guerra tra di loro. Ma sappiamo molto bene che De Benedetti c'ha il dente avvelenato con Berlusconi, diciamo una storia vecchia legata alla Mondadori, e quindi si è legata al dito, e quindi ha fatto sempre una guerra a Berlusconi, cioè per certi versi meno male avevamo De Benedetti che ce l'aveva a morte con Berlusconi, perché in tutto il ventennio di Berlusconi abbiamo avuto una voce un pochino diversa. E io dicevo fra me, no, guarda un po', dobbiamo ricomandarci ad un altro imprenditore per riuscire ad avere, no, così, delle informazioni di altro tipo, che siano contrarie a questo tipo di governo. Insomma, oggi che invece Berlusconi si è tolto di mezzo, Repubblica è totalmente appiattito sulla politica Monti, che da un punto di vista così delle linee economiche, delle linee sociali, è esattamente come Berlusconi, se vogliamo forse anche peggio, insomma, no? Questo tanto per dire come appunto poi alla fine certe posizioni erano proprio personali. Poi avete visto l'altro scontro che c'è stato in questi giorni, no? Della Valle che dava sulla voce a Marchionne, per esempio, no? Chissà per quali ragioni tutte loro, no? Per quali ragioni legate agli interessi. Quindi ecco, sembra apparentemente che abbiamo una pluralità informativa, ma di fatto poi abbiamo soltanto colossi, abbiamo soltanto battaglie tra colossi privati, che naturalmente si fanno la guerra sul piano degli affari, ma sul piano invece dei contenuti perseguono le stesse logiche. Prima andare avanti. Il punto è proprio questo, insomma, no? Che diciamo che i contenuti sono tutti uguali, dicono tutti la stessa cosa. Voi se comprate i giornali o se sentite le televisioni, vedete che così, i messaggi che ci passano sono tutti di un certo tipo. Cioè, questione del debito pubblico. C'è qualcuno che dica che il debito pubblico non va pagato? No, tutti dicono che mi ha ricoperti, che il debito pubblico è il nostro dovere assolutamente pagarlo, che in nome del debito pubblico dobbiamo chinare la testa, essere disponibili a farci tagliare le spese, perché questo è l'imperativo. Quindi i mercati devono avere la meglio sull'interesse collettivo, e quindi quello che decidono loro, noi lo dobbiamo accettare. No? Quindi ecco, le posizioni che tutti gli schieramenti, tutte le testate sostengono, non soltanto quelle televisive ma anche quelle cartacee, sono appunto totalmente inserite nella logica del suo sistema, e basta vedere come affrontano i temi che contano, come affrontano il tema del debito, il tema della crisi, il tema della globalizzazione, che sono i grossi elementi che stanno dando oggi la connotazione alla nostra realtà sociale e economica. Andiamo avanti. Vediamo anche altrettanto bene che c'è un forte tentativo per tenerci impegnati sui debolezzi. Io stamattina sentivo prima pagina su Rai 3, mi onoro di non possedere la televisione, quindi io non so cosa succede in ambito televisivo, ascolto il canale, e insomma, sto come uomo per tre quarti d'ora ci ha tenuto, no, sul fatto D'Alema si candida, non si candida, no, e tutte le cosine proprio frivole in ambito politico. Però ha riservato 5 minuti al fatto che ieri in Grecia c'è stata, no, una manifestazione dove addirittura è morta una persona. Quindi dico, ma questo
è così casuale o è voluto, no? Io vi dico che è un continuo voluto, perché se tengo l'attenzione sulle pettegolezze, poi di fatto non ci concentriamo sulle cose che contano, insomma. Allora la domanda finale è proprio questa: noi abbiamo una libertà di stampa? Io mi sento di affermare fortemente che no, perché per me la libertà di stampa vuol dire che è consentito anche ai normali cittadini organizzati di poter avere uno spazio per far sentire la propria voce. Se per poter far sentire la propria voce bisogna avere dei soldi, beh, insomma, a me avete pazienza con questa, non mi pare assolutamente libertà di stampa, e la dimostrazione lo abbiamo in Italia. Allora la grande domanda che si pone è: che facciamo? Abbiamo soltanto quella di chinare la testa e cercare di districarci così in questa foresta, no, dove tutto sommato però tutto è nelle loro mani, salvo quella eccezione che purtroppo sta decadendo, oppure possiamo fare qualche altra cosa? E qui ho provato ad abbozzare delle risposte che naturalmente sono aperte al confronto. Proviamo a vedere. Allora, ecco, qualche idea per cercare di non friggerci il cervello. Innanzitutto cerchiamo di selezionare le notizie cercando di non perdere tempo per le pettegolezze. Io sono convinto che, benché la Repubblica e il Corriere della Sera siano formate da una cinquantina di pagine, le potremmo ridurre a 5 o 6, non di più. E ne potremmo magari aggiungere altre che non ci sono. Tutta la politica internazionale di solito manca. Cosa si fa in Africa? Cosa si fa in Asia, sono tutti i temi che non compaiono assolutamente nella nostra stampa. Una visione molto breve, ci concentriamo soltanto sulle leghe di casa nostra e nient'altro. Quindi ecco, cerchiamo di selezionare le notizie in base a quelle che contano davvero. Il tempo che abbiamo a disposizione è poco, cerchiamo di utilizzarlo bene, occupiamoci delle cose che davvero hanno un peso. E magari però cerchiamo di fare anche degli approfondimenti, questo credo che sia un altro consiglio assolutamente fondamentale: non accontentiamoci mai soltanto di una sola fonte, cerchiamo di utilizzarne più di una, no? Magari di schieramenti opposti. Per esempio noi come centro siamo abbonati a quattro quotidiani diversi, quindi abbiamo la parte di Manifesto che ci dà una certa visione, poi abbiamo il Sole 24 Ore, poi però cerchiamo anche di sentire cosa si dice all'estero e riceviamo sia il Financial Times che un altro giornale francese di orientamento di sinistra, insomma. Poi oggi c'è internet naturalmente che ci consente di poter andare a cercare le informazioni anche così nelle fonti un pochino più piccole, ma che magari ecco invece su tanti temi fanno e quindi possono essere più affidabili. Terzo consiglio: cerchiamo di informarci sui proprietari e sui gestori delle fonti, in modo da così da assumere un atteggiamento critico. Come mai il Messaggero mi dice così tanto bene dell'acqua privatizzata? Beh, se vuoi vedere chi è il proprietario del Messaggero, questa cosa la capisco, insomma, no? Quindi ecco, cerchiamo di non bere la notizia così com'è, tale e quale, ma cerchiamo di andare un pochino più in giro. Cerchiamo di privilegiare i mezzi di informazione e di espressione sul civile, cioè grazie a Dio, anche se non riusciamo a gestire i quotidiani, però riusciamo a gestire magari dei settimanali, no? Quindi abbiamo settimanali che sono espressione della società di base, insomma, quindi del mondo del commercio equo, del mondo della finanza etica, del mondo dei gruppi di acquisto, qui appunto ne cito due o tre. Cerchiamo di sostenere i canali informativi non controllati dal potere, questo credo che sia fondamentale, perché il potere intende dire non tanto quello politico, non soltanto quello politico, ma soprattutto quello economico. Battiamoci per un servizio pubblico più plurale e critico. Ecco, io mi rendo conto che non è facile riuscire a gestire un servizio pubblico che sia appunto plurale e che riesca in qualche modo sia a far sentire più voci. Però secondo me oggi abbiamo veramente toccato il fondo, la TV è fortemente lottizzata dai partiti, è diventata così espressione del governo e poco più, insomma, dei partiti che sono presenti in Parlamento. Così i giornalisti, i professionisti quasi non hanno più possibilità. Vedete, la Gabbanelli è rimasta una delle poche che faccia il tipo di servizio, ma già stanno cercando di tagliargli le gambe a tutto spiano. Con l'ultima, la notizia di questi giorni, nel decreto anticorruzione stanno cercando di inserire un emendamento che poi taglia, scoraggia i giornalisti a
fare certi servizi addossando totalmente a loro non soltanto la responsabilità penale ma anche la responsabilità civile nel caso che qualcuno degli indagati esponga querela. Insomma, questo è proprio un modo per dire guarda, certi servizi non li fare, astieniti. E poi cerchiamo di batterci per garantire dei servizi pubblici gratuiti all'informazione, almeno per quelli che non fanno ricorso alla pubblicità. Perché io mi continuo a chiedere, insomma, come possiamo organizzare una situazione dove è consentito anche ai piccoli gruppi di cittadini di poter gestire la propria, il proprio strumento informativo, no? Allora, secondo me, se diciamo che l'informazione non può essere gestita soltanto da chi ha i soldi, bisogna che ci sia un'altra forza, in questo caso la forza pubblica, che in qualche maniera tenta di facilitare questa possibilità anche per chi non ha soldi di poter mettere in piedi il proprio strumento. Allora, siccome sappiamo però che quando si parla di soldi poi scattano sempre tutta una serie di meccanismi legati anche alla corruzione, legati alla possibilità di potersi truffare per poi i soldi tendere dare, e in questo caso fanno abbastanza testo i sussidi all'informazione, io mi dico che forse un modo potrebbe essere quello di riuscire ad ottenere servizi gratuiti dal pubblico. Non so, il quotidiano deve essere spedito. Fino a qualche tempo fa, per esempio, c'era la linea privilegiata per chi doveva spedire quotidiano, invece di pagare 50 centesimi, pagava 5 centesimi. No, però questo potrebbe essere forse un canale che può essere riattivato. Possiamo immaginare che il pubblico mette a disposizione la carta per chi vuole fare informazione, e allora perché io dico però purché non faccia ricorso alla pubblicità? Perché questa è una garanzia che l'intento è veramente quello della partecipazione e non quello di voler lucrare o peggio ancora di voler condizionare. Per cui ecco, io credo che noi dovremmo cercare di aprire un dibattito su come possiamo davvero garantire un'informazione plurale, permettendo anche ai piccoli gruppi di cittadini di poter gestire il loro mezzo di informazione. Il canale, la discussione è aperta, credo che noi dovremmo fare di tutto per riuscire a dare dei contributi. E per arrivare poi all'ultima scheda, ecco, ricordiamoci che l'informazione non è una cosa secondaria, l'informazione ha due poteri grossi. E a seconda di come è gestita può cercare di far crescere la democrazia, però bisogna che si diano informazioni vere, bisogna che si diano informazioni che in qualche maniera tentano quantomeno di dare così, di esporre i fatti così per come sono avvenuti, oppure può distruggere la democrazia perché io non do un'informazione oggettiva ma sostengo delle posizioni precostituite. E quindi in fin dei conti io non faccio informazione ma faccio indottrinamento, in fin dei conti non faccio altro che modellare il pensiero della gente. Allora ecco, purtroppo mi pare che in Italia l'informazione si stia utilizzando soprattutto per questi secondi scopi e non a caso, insomma, cioè, qui dobbiamo chiederci come ha fatto un tipo come Berlusconi con tutti così i suoi lati oscuri da un punto di vista storico e tutti i suoi processi in corso che poi è riuscito a rimediare perché si è fatto le leggi ad personam, ad ottenere così un consenso larghissimo che ha superato il 30%. No? E è ovvio che il fatto che possedesse una televisione è stata la sua arma vincente, questa è la dimostrazione di come l'informazione, se viene manipolata, si trasforma in uno strumento che distrugge la democrazia. Ecco, per questo io dico, mettiamoci la testa sull'informazione, cerchiamo di chiederci come possiamo gestire quello per far crescere la democrazia, perché al contrario può diventare uno strumento che la distrugge. Ecco, io con questo mi fermerei, avrei piacere ecco, di aprire il dibattito, sentire voi che cosa pensate, non tanto e non soltanto rispetto allo stato dell'arte, ma soprattutto rispetto alle prospettive, insomma, il che fa. Bene, ci sono delle domande, degli interventi, qualche richiesta? Faccio io una domanda abbastanza semplice. Se solo l'Italia ha cominciato
siamo solo in Italia a essere, tra virgolette, cominciati così, o altri paesi in Europa sono nella stessa situazione? Poi volevo capire se internet permette di scalfire un po' questo monopolio dei grossi imprenditori. Sì, da un punto di vista internazionale non è che conosco molto bene la situazione degli altri stati, però si ha un po' la sensazione che ovunque i mezzi di informazione siano un pochino posseduti dai magnati sì, del mondo degli affari e naturalmente hanno una grande influenza della pubblicità. Probabilmente negli Stati Uniti sono messo ancora peggio che qui da noi, sapendo che quello è uno Stato dove le forme di condizionamento non passano solo attraverso i quotidiani, ma si realizzano direttamente sul mondo politico, no? Non soltanto perché le imprese finanziano le campagne dei presidenti, e non so quanto di voi in questi giorni hanno così fatto attenzione anche ai dati che vengono, tutti pubblicano quanti sono andati a Romney, quanti sono andati a Obama, quali sono le imprese che sostengono Romney, quali sono le imprese che sostengono Obama. Naturalmente queste sono tutte cambiate in bianco, perché poi questi che hanno speso 2 milioni per sostenere la campagna elettorale del presidente X, poi Y, se poi vince, vogliono avere indietro qualche cosa, insomma. Quindi anche negli Stati Uniti è ancora peggio, perché sappiamo che l'attività di lobby, come si suol dire, addirittura è consentita, è riconosciuta, ed è talmente riconosciuta che loro, a differenza di noi, pretendono la trasparenza, è proprio loro un fatto talmente abituale, che poi pubblicano tutti quali sono i contributi che l'impresa X o la famiglia X dà così al presidente, e naturalmente è un aspetto positivo. E così pure per quanto riguarda poi la stampa, sappiamo che è tutta nelle mani così di società per azioni che fanno riferimento poi ad azionisti che sono presenti in molti altri comparti, insomma, no? Uno di questi personaggi che dominano così i mass media a livello mondiale sicuramente è Murdoch, no? questo magnate australiano che in Inghilterra possedeva un sacco di testate, ma poi possiede negli Stati Uniti varie testate televisive, la Fox per esempio è una di queste, Sky è un'altra, insomma, quindi tendono poi, ecco. Ovviamente a livello mondiale la concentrazione può essere addirittura peggiore, perché poi la cosa che va, che bisogna essere capaci di vedere oggi, è in mano a chi sono le agenzie che diffondono le informazioni che poi tutte riprendono, no? Perché molto spesso, per cercare di tagliare i costi, succede che i vari quotidiani non chiedono più neanche al proprio editorialista di fare il pezzo, al proprio cronista di fare il pezzo, ma spesso gli chiedono soltanto di riassumere il pezzo già pronto che gli ha mandato l'agenzia, che può essere l'agenzia ANSA o che può essere la Reuters, per cui alla fine quelli che di fatto controllano l'informazione, a parte quelli che non si accontentano, che mandano i propri inviati sul posto, sono addirittura queste grandi agenzie internazionali, naturalmente anche queste potete immaginare in mano a chi sono. Quindi ecco la sensazione che il panorama mondiale non sia messo per niente bene, insomma, no? Però questo quindicesimo è poi dal fatto di cercare almeno in casa nostra di migliorare la situazione. Internet può essere una soluzione? Direi senz'altro sì. Perché? Perché internet è un così, è una grande autostrada dove praticamente corrono tutti, da quelli che hanno la potenza di fuoco della Ferrari che va a 300 all'ora, per uscire fuori di metafora, dei Benedetti, che aveva aperto il suo sito, Huffington Post, ma sappiamo che già Repubblica, no? C'è il suo sito, e quindi il Corriere della Sera c'è il suo sito, quindi ecco, tutti i colossi hanno fatto una corsa per cercare di occupare questo spazio, però per chi non si accontenta può fare una ricerca attraverso un motore di ricerca e cercare sullo stesso argomento di avere altre informazioni. Allora, ecco, secondo me la cosa bella di internet è che se uno comincia a mettere a fuoco, no, dei canali di cui si fida di più, poi ci va anche al colpo sicuro. E introduce anche un altro vantaggio, che te non sei costretto soltanto ad essere un fruitore passivo dell'informazione, ma l'informazione la puoi anche fare. No? Noi per esempio, come centro nucleare di sviluppo, piccolissima cosa, non abbiamo uno per far due, siamo poche persone, però in certi ambiti ogni tanto dell'informazione alternativa la diamo. Sono stato contento, ieri stavo parlando con
Gabriele Guglielmi, che è esponente della FIRCAMS, che è il settore del commercio della CGL, e lui mi diceva: guarda, oggi terrò una relazione, non so, in quale città d'Italia, e utilizzo come materiale la ricerca che voi avete fatto sulle top 200 multinazionali del mondo, tanto per dire, anche, vedi come le informazioni circolano, insomma. Perché credo che sia importante mettere a fuoco che attraverso internet abbiamo questa possibilità, informazioni non soltanto di prenderla, ma anche di riuscire a darla. E per noi che facciamo ricerca sulle imprese, questo secondo aspetto è fondamentale, no? E noi a volte siamo lì che ci scervelliamo per riuscire a trovare informazioni sull'impresa X o Y, insomma, no? E a volte, ecco, la troviamo magari perché il gruppo Tanditali ha aperto un contenzioso con uno stabilimento che si trova sul proprio territorio e hanno aperto il loro piccolo sito dove raccontano una montagna di cose che non trovi da nessun'altra parte, insomma, no? E quindi io penso che senz'altro sì, e che internet possa essere uno strumento formidabile, non a caso stanno cercando non soltanto di metterci le mani, ma anche di regolamentarlo, no? Vedi quante leggi ogni tanto vengono fuori per dire, no, per equiparare il piccolo sito del gruppetto come se fosse il quotidiano, quindi rispettare certe regole. È ovvio che uno strumento come internet disturba il potere, insomma, no? E non sanno neanche loro come hanno fatto a prendere fuori, insomma, uno strumento che poi era stato pensato così al solito per il settore militare, insomma, preso piede, le linee telefoniche, sono i controlli, eccetera, eccetera. Però io penso sì che questo sì. A maggior ragione se uno mastica anche qualche parola di lingua straniera, allora, a maggior ragione esci fuori dal mondo della lingua italiana, no, ti avventuri nel mondo inglese, dove il mondo si spalanca, così pure per lo spagnolo, insomma, l'inglese è parlato da tanti, ma per lo spagnolo è parlato veramente male, in tutta l'America Latina, quindi è un altro pezzo di realtà mondiale che ci può dare tante novità. Per cui sì, direi assolutamente sì. L'importante, ecco, è volersi informare, perché io noto che spesso invece manca proprio questa volontà, manca proprio questa voglia, manca questa convinzione di quanto l'informazione sia importante, no? Per alimentare la nostra mente e per poter fare le nostre scelte. Noi troppo spesso ci accontentiamo di ciò che ci racconta il potere. Le beviamo come se niente fosse, pensiamo che sia oro colato. E poi alla fine non ci rendiamo conto che però sono così posizioni che fanno comodo a loro, ma invece a noi invece comodo non ci fanno, anzi ci procurano un po' di danno, insomma. E qui arriviamo all'assurdo di come possa succedere che governi che perseguono finalità che sono contrarie all'interesse collettivo, di fatto riescano a governare col consenso di tutti. Questo è un grande problema. E la ragione c'è, questi controllano le informazioni, controllano le nostre menti, non c'è niente da fare. Visto che stiamo nel campo, mi puoi dare la tua visione sul discorso del debito pubblico e di questa follia che stiamo vivendo in questo momento? E magari esula da questa cosa, ma neanche per più di tanto. Ma c'è consenso? Questa è la mia posizione personale. Se sa che il discorso del debito pubblico si va lontano, io sono d'accordo, perché abbiamo appena realizzato un dossier sul debito pubblico, no? Sì, vai più indietro. Per il tuo punto proprio non mi fa questo. Che succede? Ah. Ecco. Beh, la questione del debito pubblico, io penso che sia una questione serissima, non so quanti di voi hanno la stessa percezione, ed è una questione serissima perché in nome del debito pubblico stanno distruggendo la nostra casa. Questo è il disegno che è sempre più chiaro, cioè noi dobbiamo prendere consapevolezza che questa storia del debito pubblico comprometterà i nostri servizi pubblici ed i nostri beni comuni per i prossimi 300 anni. Perché l'obiettivo è cercare di impoverirci fino a tal punto da farci trovare in draghe di tela. E perché sta succedendo questo? Lo vediamo dalle politiche che si perseguono. L'obiettivo prioritario,
cioè quindi la priorità che dobbiamo avere come comunità deve essere quella di pagare gli interessi ai creditori. Questo è l'obiettivo che si sta prefiggendo l'Europa, è la ragione per cui Berlusconi è stato preso elegantemente da Collotto ed è stato buttato fuori, perché non dava poi, non metteva in pratica le promesse che poi faceva la Banca Centrale Europea, che faceva l'America, che faceva Sarkozy all'epoca, quindi ci voleva una persona più seria, che è quello che diceva poi faceva, e quindi in nome del tecnico hanno preso Monti, il quale non ha fatto discorsi, è arrivato, cioè che ha fatto una brava riforma fiscale, una serie di inesprimenti, ha introdotto l'IMU per cercare di avere, quindi la questione del debito pubblico è una questione serissima, perché in nome della restituzione degli interessi ai creditori ci stanno tagliando da tutto spiazzo servizi, stanno inasprendo le nostre tasse, quindi stanno mettendo addirittura in crisi l'intero sistema, e poi oltre a pagare gli interessi c'è un altro problema, e tutti lo sanno, insomma, se una famiglia si indebita ha due problemi. Il primo problema è come pagare mensilmente gli interessi alla banca, d'accordo? Ma il secondo problema è come restituire il capitale. Questi sono i due nodi che si hanno quando si è indebitati. Allora, oggi l'attenzione è tutta concentrata sulla possibilità di avere risorse per pagare gli interessi, che non so quanti di voi lo sappiano, ammonta a 80 miliardi all'anno, il 10% di tutto l'introito dello Stato va in interessi, il 5% del PIL italiano, d'accordo? E quindi oggi siamo ripresi con questo, ma non basta pagare gli interessi, bisogna cercare di aggredire anche questa montagna di 2.000 miliardi di euro che rappresentano il debito accumulato negli ultimi 30 anni, d'accordo? Allora, quali sono le operazioni che si stanno facendo? Da una parte cercare di tassare la gente sempre di più e nel contempo ridurre sempre di più le spese, perché aumentando le tasse, riducendo le spese, abbiamo quell'avanzo che ci consente di poter prendere i soldi e darli ai creditori che posseggono i titoli di Stato italiani. Titoli creditori che sono per un buon 40% esteri, solo per un 60% sono italiani. Di questo 60%, diciamo che un 25% sono banche, un 20% sono assicurazioni e fondi pensioni, soltanto il 15% del debito italiano è posseduto dalle famiglie italiane, d'accordo? Quindi ecco, quando si dice di restituire i soldi ai creditori, si parla fondamentalmente di cosiddetti investitori istituzionali, banche, fondi pensioni, altri fondi di investimento e assicurazioni, sia italiani che esteri, d'accordo? Quindi c'è da una parte questo problema e si sta cercando di arginarlo con queste due manovre, poi si pone il problema di cercare di ridurre la montagna del capitale, del debito. E come si fa a ridurre la montagna del debito? Qui abbiamo davanti altre due strade: o noi ci sacrifichiamo sempre di più, per cui continuiamo a tagliare ulteriormente le spese, aumentiamo sempre di più le tasse, in modo da avere un margine che non basti solo per pagare gli interessi, ma anche per pagare il capitale, oppure cominciamo a vendere i gioielli di famiglia. Per cui facciamo una lista, andiamo a vedere quali sono le ricchezze patrimoniali dello Stato italiano. Beh, a parte il Colosseo, che è invendibile, però possiede tot migliaia di edifici. Beh, andiamo e li vendiamo. Non importa se poi in quegli stessi edifici c'è degli uffici e poi la pubblica amministrazione dovrà pagare l'affitto per continuare a starci, ma questo è quello che sta succedendo. Si continua a dire: possiede dei terreni, li vende, possiede tutte le serie di cose, le vende. Hanno parlato che in questo modo è così il pubblico, la collettività italiana possiede in un'economia circa 500-600 miliardi. E tutta una certa parte dice: beh, insomma, vendiamoli, ma cosa aspettiamo a venderli per riuscire a ridurre, no, il debito pubblico, no? Quindi ecco, questa ci fa capire che questa storia di orientarci a pagare il debito pubblico poi alla fine ci farà trovare con tasse sempre più alte, servizi sempre più bassi e con un patrimonio pubblico praticamente dilapidato, non lo avremo più, no? Io dico che è una situazione gravissima, perché a vendere non ci vuole niente, è poi da ricomprare che
no, devi ritirarli, devi di nuovo cacciare con i soldi, per cui ecco, secondo me prima di venderci dobbiamo pensare non una ma a 2000 comunque, insomma. Ecco, allora, oggi la politica si sta perseguendo esattamente questa, insomma. Allora io dico, gli effetti sociali sono sotto gli occhi di tutti, insomma, vediamo, la sanità, la scuola ormai cominciò la Cermini già 4-5 anni fa, per altre ragioni legate al funzionamento della democrazia. Se voi volete demolire la democrazia, dovete fare due cose: controllare i mezzi di informazione affinché la gente cerca di non fargli arrivare informazioni, quelle poche gliele fate passare filtrate e manipolate, e poi dovete fare in modo che la gente non sia in grado di poter capire la realtà, quindi deve essere meno istruita possibile. Quindi fa parte del progetto di destra liberista antidemocratica di demolire la scuola pubblica. Soltanto pochi devono avere la capacità di intendere, devono avere la capacità di scrivere, la capacità di parlare, e sono quelli che appartengono alla casta. Tutti gli altri devono essere soltanto degli schiavi che devono tenere la testa, devono lavorare, punto e basta. No, ogni tanto poi gli si dà un pochino di sport affinché si svaghino, gli si dà un pochino di mode, gli si dà un pochino di sesso, basta, finito. Ma le cose che contano le decidiamo noi, questa storia della democrazia ci si sciacqua un pochino la bocca, detto che poi fare la guerra in Iraq dicendo che noi aspettiamo la democrazia, ma la democrazia, ragazzi, ma dov'è in casa nostra? Ma dov'è? Davvero noi siamo un paese democratico dove nessuno è in grado di poter capire che cosa sta facendo questo tecnocrate che si chiama Monti d'accordo con Napolitano, ma neanche i nostri parlamentari sono in grado di capire. Quanti in Italia sono in grado di capire le questioni legate alla Banca Centrale Europea? Quanti? Quanti hanno la consapevolezza di come è governato l'euro oggi in Italia? Quanti hanno la consapevolezza di come sia il patto di stabilità? O il fiscal compact, come la chiamano in inglese, che è ancora peggio, uno può per immaginarsi chissà che cosa. No. Quanti sono aggiornati del fatto che è stata inserita in Costituzione l'obbligo del pareggio di bilancio e cosa questo significa? Quanti sanno che avendo ratificato il cosiddetto fiscal compact noi abbiamo deciso che d'ora in avanti dovremmo raggiungere il pareggio di bilancio, che significa avere la capacità di far entrare, di far pareggiare con gli introiti fiscali non soltanto i servizi ma anche gli interessi, e nel giro di 20 anni riportare il nostro debito pubblico dal 120% del prodotto interno lordo al 60%. Il che vuol dire che se noi utilizziamo le tasse per fare questa operazione, noi tutti gli anni dovremo devolvere qualcosa tra 150 e 200 miliardi soltanto al pagamento del debito. Ma vi rendete conto di cosa significa? Cioè, se fossimo un paese che si sguazza nei soldi, ma noi qui tutti i servizi ormai sono ridotti al lumicino. Se facciamo un paragone con il livello dei servizi italiani col resto d'Europa, noi dedichiamo ai servizi qualcosa come il 29% delle entrate pubbliche, che è sotto di vari punti rispetto alla media europea. Quando parliamo di servizi, parliamo di sanità, parliamo di istruzione, parliamo di trasporti, parliamo delle cose che in fin dei conti consentono di poter garantire i diritti fondamentali ai cittadini, insomma. Quindi già siamo ridotti all'osso. Se ci mettiamo nell'ordine di idee di ridurre ulteriormente, beh, noi alla fine abbiamo veramente un popolo, non voglio dire ristraccioni, ma peggio, cioè saremo un paese a tre velocità, dove avremo i super ricchi che naturalmente avranno di tutto di più perché avranno i soldi per pagarselo, dove avremo la gente che siccome il pubblico non conosce più niente, insomma non si cura più, non studia più, avremo i ragazzini che vanno così per la strada non soltanto ad accattare ma a cercare di fare le monellerie per cercare di raccapezzare quei 50 centesimi, esattamente come vediamo nel resto del mondo. Questa è la prospettiva che si apre di fronte a noi. Noi non ci rendiamo conto di cosa vuol dire smantellare la solidarietà collettiva, non ce ne rendiamo conto. E questo è esattamente il progetto che si sta portando avanti in nome del debito, per pagare degli interessi a dei signori che comunemente vengono definiti mercati, perché poi ci sono sempre queste formule così anonime, che non si accontentano mai. Questa è gente che non si accontenta del contratto che ha fatto nel momento in cui ha comprato il titolo del debito pubblico. Cosa c'è scritto sopra? 3%, basta, finito. Mi accontento del 3%? No! Io voglio cercare di fare in modo che quel 3% passi al 4, passi al 5, passi al 6. E quindi è gente che cerca in tutti i modi
Cosa vuol dire quando il tasso di interesse sul debito pubblico passa dal 3% al 7%? Significa che ciò che noi paghiamo come tasse, no, una parte crescente, invece di andare per riuscire a garantire i servizi a vantaggio di tutti, finisce nelle tasche di pochi che hanno in mano i titoli del debito pubblico. Quindi c'è un travaso crescente di ricchezza dalla comunità, dalla collettività, nelle tasche di pochi, e costruiamo una società sempre più ingiusta, oltre che una società sempre meno solidale. No? Quindi ecco, questo progetto di avere come priorità il pagamento del debito avrà degli effetti, dei tagli spaventosi, e noi non abbiamo ancora preso consapevolezza. Siamo tutti a dire qui, ma meno male abbiamo avuto molti, così ci ha salvato. Alla faccia della salvezza. Bersani dice così. Eh? Bersani dice così. Ho capito, ma dice Bersani, ma è quello che lo diciamo anche noi. Io ne sento tanti che, certo, se lo confrontiamo con Berlusconi, questa addirittura è una cosa che non si può neanche definire, questa era Berlusconi, insomma, sul piano della morale, sul piano della presentabilità, è estremamente di Berlusconi sotto il profilo della presentabilità, ci vuole poco, ma le politiche sono le stesse, sono addirittura peggio, perché quello poi era un marpione che voleva voti alla fine, insomma, per cui certe cosine non le faceva, perché sapeva che avrebbe perso voti. Questo è il nome, dice, il nome del fatto, tanto questa è una fuoriabilità, per cui, no, mica è stato stupido una qualità, prima cosa che ha fatto, come l'ha nominato a capo del governo, ma ha anche fatto senatore a vita, come dire, te non ti preoccupare, te non avrai più bisogno di presentarti ai cittadini per riuscire ad avere il consenso nel caso tu volessi fare carriera politica. Questo è un bel dire, non voglio fare carriera politica, cioè senatore, che deve fare? Che deve fare? Tutti lo tirano per la giacchetta, lo chiamano come il super tecnico perché diventi nuovo presidente del Consiglio, per cui che deve fare? Cioè lui si deve prendere tempo a farsi la propaganda elettorale, no? Sarebbe delle ragioni stesse se lo facesse. No? Per cui ecco, noi dobbiamo veramente cominciare ad avere questo tipo di consapevolezza e averne anche un altro, che ci stanno fregando su tutta la linea. Allora, qualcuno si è mai chiesto, ma questi 2.000 miliardi di debito, ma come cavolo abbiamo fatto a fare? Come cavolo abbiamo fatto a fare? E qui c'è una risposta di rito, che naturalmente è molto cara ai tedeschi. Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Questa, no, è il luogo comune, è la vulgata che va per la maggiore. Noi abbiamo accumulato 2.000 miliardi di debito perché siamo un popolo sfregone che ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità. È vero. Vediamo. È vero. Vediamo. È vero, perché noi siamo partiti seguendo l'America, il signor Reagan, che ha alzato i prezzi, i tassi, e noi abbiamo adeguatamente alzato i tassi. Abbiamo creato un buco dove l'imprenditore, già allora, 1970, investiva i suoi miliardi in BOT che rendevano il 15-18% e non faceva, diciamo, innovazione e non cambiava i macchinari e non dava magari, no, allora magari qualche soldino arrivava. Fino alla casalinga veniva in banca, prendeva 10 milioni al 15%. Ci abbiamo, diciamo, sporcate le mani, tutti abbiamo sporcato, abbiamo avuto una dirigenza economica e politica che su questo fatto ha fatto quello che ha voluto, ha intascato i soldi, perché qualcuno ha portato, lo sappiamo, i soldi altrove, oggi li stanno portando ancora con questa paura di questa crisi che non si vede un'uscita, perché se ne dica, io sono d'accordo sul suo discorso che sono contro il pagare il debito, io vado per un default e non pago il debito perché è stato creato da gente come sventurata. Sì, però ecco, cerchiamo di fare ragionare i numeri, cioè se facciamo ragionare i numeri, questa idea che noi abbiamo costruito 2.000 miliardi di debito perché abbiamo vissuto il sopra delle proprie possibilità non è suffragata. Allora, intanto mettiamoci d'accordo che cosa significa aver vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Nel mio immaginario, vivere al di sopra delle proprie possibilità vuol dire che ho a disposizione 100 e pretendo di campare con 150. Questo è quello che nel mio immaginario significa vivere al di sopra delle proprie possibilità. Nel caso della pubblica amministrazione, vivere al di sopra delle proprie possibilità vuol dire che aveva a disposizione 100 e pretendeva dare servizi e trasferimenti per 150. Allora, c'è stato un periodo storico, analizzando gli ultimi 30 anni, in cui effettivamente il pubblico è
vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Io insisto nel dire in pubblico che quando parliamo di debito stiamo parlando di debito della pubblica amministrazione, quindi è un riferimento ben preciso, stiamo parlando di governo centrale, stiamo parlando di regioni, stiamo parlando di province, stiamo parlando di comuni, precisando che il debito degli enti locali rappresenta soltanto il 6% del totale. Quindi, no. Poi sappiamo tutti molto bene che c'è un sacco di spreco, nessuno li vuole nascondere, e dobbiamo assolutamente eliminarli. Però nel complesso, se analizziamo i numeri, l'amministrazione pubblica ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità nell'arco di 12 anni, dal 1980 al 1990. In questi 11 anni la pubblica amministrazione ha realizzato spese per servizi e per trasferimenti a favore dei cittadini corrispondenti a 140 miliardi di euro superiori all'entrata. Quindi ha speso effettivamente più di quanto non incassasse per servizi e trasferimenti prodotti. Precisando che nel 1980 avevamo un debito pubblico di 114 miliardi di euro, stiamo parlando tutto in euro, d'accordo? Per cui noi possiamo dire che dal 1980 114 miliardi, 1991, ne aggiungiamo altri 140, il totale fa 254 miliardi di debito, d'accordo? Nel 92 il debito pubblico era già 1.200 miliardi. E qui effettivamente cosa è successo? E certo, è successo che gli interessi sono stati stratosferici, non soltanto per la ragione che lei diceva, e cioè che in America aveva preso il potere Reagan, il quale naturalmente perché parlasse un gran male del pubblico, poi però al pubblico gli voleva addossare le spese per armamenti senza far aumentare le tasse, e come poteva realizzare il miracolo? Il miracolo lo realizzava richiamando capitali dal resto del mondo. Come faceva a richiamare capitali dal resto del mondo? Garantiva alti tassi di interesse. Eravamo già in un'epoca in cui si cominciava a dire che i capitali dovevano essere liberi di circolare a livello mondiale, gli altri paesi che avevano bisogno di capitali per finanziare il proprio debito non avevano che una strada, offrire dei tassi di interesse più alti di quelli che offrivano i governi degli Stati Uniti. E questo infatti è stato tutto il decennio in cui è scoppiato anche il caso del debito del sud del mondo. Non so quanti di voi se ne ricordano, nel 1982 il Messico è il primo paese che dichiara al mondo di non essere in grado di ripagare più il proprio debito perché i tassi di interesse erano scherzati a dismisura. Quindi ecco, se noi esaminiamo cos'è che nel 1992 aveva fatto schizzare il nostro debito, non da 250 che doveva essere il debito così accumulato realmente per il fatto di aver vissuto nel sopra la nostra possibilità, ad una cifra astronomica di 200 miliardi di euro, e sono stati gli interessi pagati, insomma. Dal 1982 in qua, d'accordo, ad eccezione dei 2 anni, 2009-2010, le spese per servizi e per trasferimenti produttivi, pensioni comprese, sono state sempre più basse degli introiti fiscali. Anno 2011, tanto per dire, se noi analizziamo la spesa dello Stato, ci rendiamo conto che gli introiti totali sono stati di 750 miliardi di euro tra costi diretti, costi indiretti e da un sociale, d'accordo? Le spese realizzate dallo Stato per servizi a favore dei cittadini sono state soltanto di 734 miliardi, il che significa che noi abbiamo avuto un avanzo cosiddetto primario di 16 miliardi. Cioè noi, mettendo a paragone le entrate e le uscite per i cittadini, abbiamo avuto un avanzo di 16 miliardi. Ma però, andiamo a vedere i conti finali, abbiamo avuto un deficit di 67 miliardi. Perché? Perché non abbiamo compreso gli interessi che nel complesso sono ammontati ad 80 miliardi e ci hanno fatto sforare gli altri 65 miliardi. Cioè noi tutti gli anni non riusciamo a chiudere in pareggio perché nonostante i risparmi che noi effettuiamo non riusciamo a coprire gli interessi. E se noi analizziamo questi 2.000 miliardi di debito che noi ci troviamo sul gruppo, sono tutti interessi. Allora io dico, ma allora,
noi siamo un popolo che vive di sopra le proprie possibilità, ma un popolo invece sfruttato da gente, da forze che non si accontentano di quello che ha. Insomma, questo è un altro elemento che ci deve cominciare a fare riflettere, insomma, cioè qualcuno mi deve spiegare, no, perché io devo sacrificarmi così tanto, ma pur avendo fatto anche a Mercino negli ultimi 20 anni per pagare, no, un debito che abbiamo realizzato per convertire qualcun altro. Perché è vero, negli anni 90 c'era il cosiddetto boat people, dove i vecchi se ne ricordano, quindi le famiglie italiane che investivano in boat piuttosto che, come diceva il Signore, in attività produttive. Non so se fosse un caso che riguardasse tutte le imprese o se riguardasse soltanto una parte, ma non mi sembrava che ci fossero problemi così di crescita dell'economia come invece abbiamo oggi, insomma. Però io credo che dobbiamo cominciare a porre una questione sulla legittimità, no? Di pagare un debito che si è formato per questa ragione. E in ogni caso, anche se fosse legittimo, dico, è giusto, è corretto che un popolo intero, che l'avvenire e il futuro di un popolo intero sia compromesso per riuscire a soddisfare i bisogni dei creditori, tanto più che la Banca Centrale Europea, che è l'unica che oggi ha possibilità di battere moneta, dà alle banche all'1%, queste si ripresentano sul mercato, comprano titoli del debito pubblico e ottengono un tasso di interesse del 6%. Cioè così, senza aver fatto nulla niente, c'è un 5% che si mette in tasca e che non va a vantaggio dei conti correntisti della banca, va a vantaggio esclusivo degli azionisti della banca. Insomma, credo che questi siano gli aspetti che dobbiamo cominciare a rimettere in discussione, insomma, no? Mi pare che minimi giudizi sulla tragedia più grave di questi ultimi uno o quasi due decenni. Cioè, i disastri nel mondo e in Italia li ha fatti la finanza. Cioè, in America hanno fatto fallire solo una banca e il resto le hanno salvate a scapito di risparmiatori, di cittadini, di welfare, eccetera. Allora, innanzitutto parliamo di un'eurozona che oggi, dati solo 24 ore, produce un PIL, prodotto interno lordo, che si ottiene da poche mani potenti, cioè banchieri, finanzieri, governi, perché no, che posseggono e manovrano derivati. Cioè nella stanza accanto a quella di Monti c'è la moglie, il cugino, la sorella di Passera, lo zio di De Benedetti, il fratello di... che cliccano e dice: facciamo fallire la Grecia domani, svendiamo i BTP. Questo è. Allora, il 52% del PIL dell'Eurozona è dato da questi prodotti. Allora, il cosiddetto banchiere ferrente di D'Alema, Bersani, Napolitano, eccetera, Monti, criminale finanziario di primissimo ordine, cioè cosa aspetta a fare un decreto che dice chi fa click dei derivati, pena di morte lenta, e per forza sua sorella. Cioè, lui è di quel mondo lì, il mondo è governato da quella roba lì. Allora, poi un altro dato su cui ti devo un pochettino contestare, le spese militari. Cioè, allora, tu che leggi il Sole 24 Ore, 6 giorni fa, alle ore 11, il Sole 24 Ore online pubblicò che gli F-35 del governo italiano, cioè Bersani, Berlusconi, Casini, i tre criminali che ci governano un anno, hanno firmato per l'incremento enorme della spesa militare. Il giorno dopo la signora Berlinguer, il telegiornale più di sinistra che ci viene fatto credere in Italia, ha omesso la notizia. A proposito di libertà di stampa, cioè perché il PD nella finanza di guerra c'è dentro fino al collo. Napolitano e Bersani erano i primi bombardieri di Tripoli, più
insieme agli inglesi e ai francesi, per interessi di petrolio e delle loro banche. La voragine del Monte dei Paschi di Siena, al 120% del PD, lo stiamo pagando da anni, milioni di euro, e ne dobbiamo pagare ancora. Questi ci fanno ancora credere di essere di centro-sinistra, sono degli luridi finanzieri che ci inducono alla frana più nera, che sono la pensione tagliata a sei anni. Io da sindacalista CGIL alcuni anni fa feci due scioperi generali per la finestra della pensionistica della truce destra di Berlusconi e Maroni, che avevano alzato la finestra pensionistica di 6 mesi. Allora, la CGIL cosiddetta di sinistra ha visto il suo governo napolitano Bersani tagliare le pensioni di poveri disgraziati in 6 anni, non ha detto beh, per pagare gli F-35, per pagare il Monte dei Paschi, per fare Chiamparino presidente di Banca Italia e per pagare le perdite e le voragini che ha fatto sulle speculazioni finanziarie. Togliamoci le fette di salame dagli occhi. Il 27 ottobre c'è la manifestazione No Monti Dei della sinistra, cioè tutto ciò che non è PD. No, sono totalmente d'accordo. Questo lo dobbiamo dire a chiarissime lettere, se no c'è ancora gente che va in giro con la marchetta di centro-sinistra e fa sta porcata. E non possono definirsi di centro-sinistra. Forse è una questione che però tu hai vissuto dall'altra parte. Sono da 20 anni a questa parte, Chi ha governato? Chi ha la finanza. E perché ce l'hai con Bersani, con... Chi ha aumentato l'età pensionabile di 6 anni? Scusa, ma non c'era mica il famoso Gradone che poi è stato tirato giù? Di sei mesi. Bersani l'ha fatto di 6 anni, con milioni di esodati verranno fuori. Vediamo di chiudere il suo nome, diciamo dalla camera. No, puoi dire in due o tre parole il peso della finanza, quanto realmente può incidere? Sì. Dov'è sentirsi ciò che lo generale? Beh, cioè, guardate, comunque avete un modo di continuare a discutere di queste cose senz'altro. C'è uno scollegamento senz'altro tra cittadini e politico, lo sappiamo molto bene, insomma. La dirigenza politica ha preso una tangente, non si sa più bene a chi risponde, insomma. Io credo che uno dei problemi più seri quando appunto c'è questo scollamento tra cittadinanza e dirigenza politica è proprio che cambia il precedente, no? A cui dover rendere conto dei propri gesti. Se la gente c'è, è presente ed è a loro che si deve rendere conto, è ovvio che si fanno certe scelte. Se viceversa la gente oramai ha dato una delega in bianco, non c'è più, si è allontanata, qui si mette in moto un meccanismo per cui chiunque sia sulla sedia del governo sa che se vuole rimanere lì deve accontentare gli altri centri di potere. Alla gente gli si racconta quello che si vuole, per cui poi viene a finire che appunto noi abbiamo degli schieramenti politici che non si sa più bene perché cosa si distinguono. Questo è un dramma di tutti, insomma, lo sappiamo, sono più sfide, e allora voglio dire fuori un Renzi che la fa lunga sulla rottamazione degli anziani, la mette sul fatto anagrafico o giù di lì, insomma, non si parla di contenuti, insomma, per cui siamo in una situazione abbastanza disastrata, dove bisognerebbe, dal mio punto di vista, per recuperare la situazione, tornare noi ad esserci di più, perché noi a dirci possiamo fare e dobbiamo fare tutte le accuse che si mettano, però dobbiamo chiederci qual è la nostra parte di responsabilità. E noi molto spesso abbiamo accettato l'idea di una democrazia dove noi accettiamo di dare una delega in bianca per cui vogliamo semplicemente eleggere un re. Devi fare tutto quello che ti pare, basta che tu faccia quello che è l'interesse mio, ma io non ho più voglia di perderci tempo, non ho più voglia di essere presidente, non ho più voglia di controllare. Ed è ovvio che quando le cose funzionano così, poi alla fine ci sono le degenerazioni, insomma, per cui ecco, io credo che dobbiamo, il mio atteggiamento è sempre quello di cercare di recuperare le situazioni. Facciamo le analisi, dopodiché una volta fatte le analisi,
chiediamoci che cosa deve essere fatto per cercare di recuperare ciò che abbiamo perduto. Insomma, a me mi è fatto di dire che la politica tornerà ad essere un qualche cosa al servizio dei cittadini quando i cittadini torneranno ad esserci. Se continuano ad abbandonare il campo non c'è niente da fare, si passerà così da un egemone all'altro che pretenderà di dire che lo sta condannando in nome di chi gli ha dato il consenso. Questo è un grande problema, per cui il discorso è aperto, ecco. Cosa avevi detto, scusa? La finanza. Sì, io intanto... Se c'è anche un modo per, sì, no, per fermarlo. Io intanto vorrei fare una precisazione rispetto alla finanza. La finanza non è produzione di ricchezza, la finanza è un meccanismo per cercare di tirare fare soldi attraverso i soldi che va oltre quello che era il meccanismo classico della banca che dava il prestito. È un meccanismo per fare soldi cercando di lucrare sulle variazioni di prezzo. Questa è l'essenza della speculazione. Oggi la casa costa 100, domani costa 150, faccio un'operazione di compravendita, mi intasco 50 senza colpo ferire, ma da un punto di vista della ricchezza, quella che compra, non c'è stata variazione di niente, c'è stato un trasferimento di ricchezza da una tasca ad un'altra e fin quando il prezzo sale tutti hanno la sensazione, tutti coloro che fanno parte del circuito hanno la sensazione di arricchirsi, perché sì, è vero, oggi io ci ho rimesso dei soldi, ma domani vi faccio l'operazione e forse recupero. Quindi finché la fanno monta tutti hanno la sensazione di guadagnarci, e quando si arriva all'apice e poi si ha il crollo che tutti poi perde e perde sul serio, insomma, no? Per cui la ricchezza, tutte le attività speculative io credo che non incidano per niente nella produzione del PIL. Si fa riferimento al PIL per cercare di capire qual è l'ammontare, no, del giro d'affari che c'è attorno alla finanza in rapporto alla ricchezza reale che si produce, e queste sono cifre astronomiche. Cioè, le attività di borsa mi pare che valgano qualcosa come 50.000 miliardi di dollari, che corrisponde quasi all'intero prodotto lordo mondiale, ma stiamo parlando soltanto delle attività di borsa, cioè della compravendita dei titoli azionari e forse dei titoli obbligazionari. Se passiamo invece ai cosiddetti derivati, che possiamo configurare come delle sorte di scommesse, sono delle cose a volte abbastanza semplici, a volte molto complicate, la montagna di valore che appunto sta dietro a queste scommesse è di 600.000 miliardi di dollari, che è 10 volte il prodotto lordo mondiale. Se poi ci consideriamo anche tutto lo scambio e tutte le speculazioni che avvengono rispetto alla compravendita di valute, la cosa va ancora più su, va in 900.000 miliardi di dollari, d'accordo? Però stiamo parlando di valori nominali, insomma, no? E poi in tutta questa quantità di valori che sono rappresentati, che sono l'essenza della scommessa, qualcuno porta a casa il premio e lo porta a casa alle spese di qualcun altro. Il dramma di tutta questa grande macchina è che molto spesso speculano su tutta una serie di attività che hanno una conseguenza diretta anche sulla vita della gente. Ad esempio, si specula sull'andamento del prezzo del grano, si specula sull'andamento del prezzo del mais. E naturalmente se gli speculatori decidono di poter scommettere sul rialzo del mais, quella è la volta buona che il prezzo del mais sale, e se sale il prezzo del mais o il prezzo della farina, magari per noi non cambia niente, cambia poco, ma per lo sciagurato che abita in Egitto o che abita a Nairobi, che non vive con più di un dollaro e mezzo al giorno, il fatto che il pane si aumenti di 3 centesimi, questo gli significa passare dalla vita alla morte, perché per lui 3 centesimi sono un'enormità, non se lo può permettere. E quindi di fatto è un aggravamento della sua fama. Questi sono gli aspetti drammatici. Oppure il fatto che si specula sulla debolezza di un paese come la Grecia, o di un paese come la Spagna, o di un paese come l'Italia, per cercare, no, di raggiungere da parte l'obiettivo di portare subito a casa un guadagno sul crollo del titolo, ed è un guadagno che si fa alle spese degli altri risparmiatori che hanno creduto nella voce che te hai messo al giro, ma che poi si ripercuote sull'intera collettività, perché il crollo del
del valore del titolo del debito pubblico viene utilizzato dal mercato come un elemento di sfiducia della capacità di ripagamento di quello Stato, e quando lo Stato si ripresenta di nuovo al pubblico con l'emissione dei nuovi titoli di Stato per ottenere nuove cartelle feste, magari per pagare il debito in scadenza, no? Gli viene chiesto un tasso di interesse più alto, e quindi c'è ricchezza reale che passa dalle tasche dei cittadini e va a finire nelle tasche di pochi che hanno i soldi da poter fare questo tipo di manovra, insomma. Per cui ecco, questa è la drammaticità, se vogliamo, della finanza. È vero, oggi la finanza ha un peso enorme, cioè è diventata veramente la nuova oligarchia, ancora più potere delle multinazionali produttive, insomma, di quelle che si occupano di alimentazione, di quelle che si occupano di industria, insomma, sono le banche, sono le assicurazioni, sono i fondi pensione, sono i cosiddetti hedge fund, che poi ecco, hanno la capacità di gestire queste masse enormi che poi creano questa serie di squilibri. Qui è vero, bisogna cercare di riportarla sotto controllo. Un fatto positivo è anche che in qualche modo dà da pensare che oggi aver accettato di introdurre la Tobin Tax, quando era un cavallo di battaglia che noi proponevamo già 15 anni fa, e in nome della Tobin Tax noi siamo stati bastonati a Genova, insomma, oggi in Europa si comincia a dire che bisogna introdurre la Tobin Tax. Poi quanto lo faranno davvero? No, sapendo che magari l'Inghilterra non ci sta, e quindi questo sarà una possibilità per chi ha capitali di essere trasferito di là e quindi cercare di non pagare di qua, insomma, no? Però è un fatto che se anche loro stanno capendo che poi alla fine l'esplosione della finanza gli sta annodando l'economia, e infatti è quello che sta succedendo. Questa crisi è figlia di una crisi finanziaria che poi si è trasformata in crisi bancaria e poi è stato aggravato dalla crisi di crediti sovrani, insomma, e oggi sta mettendo in ginocchio l'intera economia. Tutta è rallentata, quindi sempre il gestore, eccetera, eccetera. Quindi anche loro lo sanno che o trovano un rimedio a questa situazione, o se no il sistema si inceppa e non ha futuro, insomma. Volevo chiedervi, velocissimamente, poi dire di cui parole cos'è il MES? Non se me lo spieghi perché non lo so neanche io. No. Lei è MES? No, non è il MES, non lo so niente. No, cos'è il MES? Non lo so. Non lo so. Se lo dici te, magari. Magari usciamo fuori dalla sigla. Non ti posso aiutare. Non so che è un contratto capestro che è stato fatto con gli stati, con l'Europa, su tutta una programmazione di vendita di beni pubblici concordato con l'Europa, che i vari stati hanno già concordato con l'Europa. Non ho sentito, se non è una cosa che è stato fatto, se poi riuscire a fuori tra un po', non lo so, che c'è, che si accompagna. No, è un contratto che è stato fatto fine luglio di quest'anno, e i vari stati hanno firmato questo accordo con l'Europa per vendere tutti i beni pubblici dei vari stati. Svenderli. Dunque, questa è la mia introduzione, sta sempre nell'ambito del fiscal compact, cioè i DPDL11 che sono il governo dei più terribili 10 mesi della storia della Repubblica Italiana. Hanno votato che per i prossimi 25 anni siamo obbligati a indebitarci così, con controlli della BCE, di Draghi, Monti e compagnia bella, che impongono loro le direttive. Cioè il fatto di tagliare 6 anni di età pensionabile l'ha scritto Draghi e Trichet nel luglio 2011, e Monti, Bersani ce l'hanno applicato alla lettera. Signor Sindacatore, alla finanza dittatrice del mondo, a cui bisogna assolutamente opporsi gravemente. Guarda quei partiti che dicono sia questa volta. Voglio dire che la situazione a volte è anche più complessa. È anche più complessa, nel senso che non so quanti di voi hanno letto la notizia che, ad esempio, il Fondo Monetario Internazionale ha cominciato a dire: cerchiamo di non essere più così severi con la Grecia. Se stravogliamo i debiti, non discutiamo più sangue. No, non soltanto questo, ma se continuiamo ad applicare delle politiche
che tolgono sempre più soldi ai cittadini e nel contempo obblighiamo gli stati a tagliare sempre di più le spese, facciamo in modo che al sistema arrivi sempre meno domanda di beni e quindi la recessione si aggrava sempre di più, cioè il sistema stesso, la cupola di potere stesso si rende conto che oggi è in una situazione dove dover fare una scelta. Se continua a scegliere di strangolare le nazioni, i popoli, per obbligarli a pagare, quindi arricchire una minoranza, rischia di mettere di compromettere la funzionalità dell'intero sistema, perché poi il sistema si inceppa, nel senso che appunto non viene più, non c'è più quella domanda di beni, di servizi che consentono all'intera macchina di poter continuare a funzionare. Quindi il Fondo Monetario Internazionale, che ha sempre imposto l'austerità, che non si è fatto scrupolo a gettare i popoli del sud del mondo sull'astrico in nome del debito, oggi sta cominciando ad avere dei ripensamenti, no? E la stessa America sta cominciando, no? Ma questo per dire che la situazione è più complessa, insomma, nel senso che loro stessi cominciano ad accorgersi che insistendo per una certa linea poi alla fine si ammazzano e si suicidano con le loro stesse mani. Posso? Certo. Vedo che diceva che bisogna, a parte che desideriamo una complessità, ma bisogna essere presenti come cittadini, non delegare il controllo. Però adesso afferma che io sono anch'io di una logica sistemica. Da una parte mi spaventa quando le dice mi piace le situazioni e poi presenta situazioni interali. Però dice che c'è una cupola che prima ha preso dai cittadini per arricchire per la sua finanza. E adesso si accorge che il meccanismo si può inceppare, parole sue, e quindi trova provvedimenti correttivi. E io cosa faccio? Cioè voglio dire, per fortuna mia, c'è una cupola che ha strutturato la finanza, che ha fatto una parte ricca del mondo in cui sono nato io, e va bene. Poi è arrivato a un punto critico, per cui adesso decidono loro che ci daranno un po' di soldi da spendere, io cosa faccio? Non è quello che dice lei, la reale possibilità di partecipare. Io ho la sensazione, proprio l'ho scoperto un po' tardi, che i giochi sono di là, altrove, sopra. Quindi la reale possibilità di partecipare è quella. Io sono ottimista, perché adesso dice non si può pensare che un uomo si autodistrugga quando si crea il meccanismo. Che vedi, ci sarà sempre chi sta sopra e chi sta sotto, quando si esagera, quelli sopra determinano gli autocorrentismi. Però diciamo che io vengo da una scuola dove mi è stato insegnato che la forza del potere non viene dall'esterno, non viene da lui stesso, ma viene dal consenso dei cittadini. Il potere riesce a stare in piedi perché i cittadini continuano a dire sì ai loro dettami, ai loro inviti. Esatto. Infatti, allora, io non ci credo, ma infatti il cittadino non deve continuare a dire sì, perché la cupola ha centrato i nuovi incendi, la comunicazione, i servizi, tutta una serie di cose. La cupola oggi non ha nessuna intenzione di dire forse meglio che l'ha detto il Vitalia Cresta, non ci pensa neanche a lontanare. La cupola è importante perché si rende conto che perseguendo una certa strada rischia di mandare a male l'intero sistema e questo non lo vuole, cioè la gallina va tenuta viva, se si mette, non c'è prova per nessuno. Com'è? Un uovo l'ha già fatto, sì, un uovo, quindi, tra un po' di cresce il fucilino. Non è vero, cerchiamo di essere anche realisti, siamo in un sistema complesso dove all'interno della cupola ci sono interessi di vario tipo, per cui ci sono sì gli interessi finanziari che hanno un certo tipo, però ci sono anche altri componenti forti della cupola che hanno anche interessi più di tipo reale, cioè producono e vendono beni concreti, possono farlo nella misura in cui c'è una certa quantità di pubblico che riesce a comprare quegli oggetti. Per cui è quel sistema che sia congegnato sull'avidità personale, poi arriva ad un punto in cui si rende conto che tirando troppo la corda, appunto, mette in crisi l'intero sistema e deve essere disponibile a fare delle concessioni, perché sennò non va da nessuna parte.
è successo negli anni 30, quando Ford capì che se voleva vendere i suoi automobili doveva in tutti i modi aumentare i salari dei suoi lavoratori in prima e di tutti gli altri dell'America dopo. Lì è cominciato tutto così, l'avvento della crescita dei salari che è andata oltre misura, nel senso che poi abbiamo sviluppato il consumismo, noi siamo stati trasformati in animali da ingrasso, costretti a consumare oltre le loro necessità, le aberrazioni di questo sistema. No? Per cui, quando parliamo del sistema capitalista, è un sistema complesso, dove ci sono dentro tutta una serie di forze che hanno tra di loro degli interessi contrapposti, e poi vedete, l'Italia stessa, no, mondo imprenditoriale, ci sono così espressioni molto diverse, da cui andate dal piccolo imprenditore che potrebbe avere interesse a reinstaurare un certo tipo di regime protettivo, ma no, alla grande impresa che invece vuole assolutamente avere la possibilità di poter andare con disinvoltura dalla Cina al Perù e quindi esige una globalizzazione totalmente deregolamentata. Poi ovvio che vince il più forte, perché questa è la caratteristica di questo sistema, però tra di loro spesso devono trovare degli aggiustamenti, perché sanno che tutti hanno l'interesse che il sistema continui ad andare avanti, la banca vive sul debito, non c'è niente da fare. Però, e quindi bisogna che abbia dei debitori e ha l'interesse a cercare di imporgli dei tassi di interesse sempre più alti, ma fino ad un certo punto, perché sennò poi il debitore stramazza, e poi anche la banca alla fine stramazza. Insomma. Per cui insomma, tutti loro lo sanno, e il fatto che il Fondo Monetario Internazionale oggi faccia questa formazione è abbastanza significativo. Ma tornando a noi, che cosa dobbiamo fare? Allora, mi rendo conto che siamo in una situazione totalmente asimmetrica dal punto di vista delle forze, no? Perché loro hanno un vantaggio, loro sono pochi, sanno che cosa vogliono e fanno presto a mettersi. Siamo noi che siamo il problema, perché siamo tanti, giustamente ognuno con la nostra testa, con il nostro modo di pensare, no? E prima che abbiamo trovato un accordo, anzi siamo più bravi a dividerci che a trovare un'unità di vedute. E loro naturalmente continuano ad andare avanti, insomma. Però questo non mi esime poi dalla necessità di capire che cosa possiamo fare. E io direi facciamo un'escalation. Intanto c'ho la mia dimensione, che è quella individuale, rispetto alla quale per fortuna ho davvero la possibilità di poter fare entro certi limiti ciò che mi voglio. Il problema dell'informazione, per esempio, dipende molto da me se mi voglio informare o se mi voglio informare. Certo, che uno che parte da un livello in cui sa l'inglese, sa di economia, sa di qui, sa di là, certo, è molto più complicato informarsi che non una persona che ha fatto soltanto la terza media a Tozzi a Bocconi e non ha più risorse di più in mano, è quello che deve fare. Ma forse quello non si pone neanche i problemi che ci poniamo noi, insomma, no? Per cui per noi che ci poniamo questi problemi c'è un ambito dove noi possiamo decidere che cosa fare. E il primo livello è veramente quello di informarci, perché se noi abbiamo le informazioni corrette, poi riusciamo anche a farci delle opinioni corrette che sostengono certe posizioni. Se invece partiamo da informazioni sbagliate, è certo che perseguiamo una strada che poi ci porta da tutt'altra parte, insomma. Per cui ecco, io direi non scoraggiamoci in partenza pensando che comunque il nostro destino è quello di essere fallimentari, no? Io dico, continuiamo a darci da fare come se questa possibilità di poter vincere davvero ce l'abbiamo, perché teoricamente ce la possiamo avere. Abbiamo avuto altri momenti storici in cui la gente poi alla fine magari ci ha messo 50 anni, ci ha messo 100 anni, ci ha messo 200 anni, ma poi un certo percorso si è fatto. Poi magari ci sono stati ritorni indietro, perché il nostro destino di umanità purtroppo è questo, insomma. Ecco, io non credo che noi abbiamo assolutamente niente da fare, e credo che loro vincono nella misura in cui noi decidiamo di farci da una parte. E questo è il loro grande sforzo, convincerci che noi ci dobbiamo fare da parte. Io mica non mi vorrei dare vinta. Per cui cerchiamo in tutti i modi di informarci e di tornare ad essere presenti, a dire la nostra, avendo anche il coraggio di dire cose controcorrente. Dire cose controcorrente, ma cose che siano documentate. Credo che questo possa essere la nostra forza. Ma se noi riusciamo a presentarci al resto dei nostri, del pubblico con delle argomentazioni che si basano su dei dati di fatto, che sono incontrovertibili, e naturalmente che si basano anche su dei valori, perché poi alla fine il contenzioso
è di valore, chi dobbiamo servire? Questa è la grande domanda. No. Dobbiamo servire il mercante che punta da arricchirsi sempre di più, o dobbiamo cercare di garantire a tutti, ai deboli, anche ai non meritevoli? Io credo che dobbiamo fare una battaglia contro questo stramaledetto merito, perché poi alla fine si contrappone al concetto del diritto. Tutti nasciamo con il diritto a poter soddisfare tutta una serie di bisogni, indipendentemente da come siamo, se siamo degli straccioni o se siamo delle persone che si sono inseguite. Il diritto a respirare è per tutti, niente da fare. Il diritto ad avere una certa quantità di acqua è per tutti. Il diritto ad avere una certa quantità di cibo è per tutti. A studiare, quindi ecco, secondo me dobbiamo farla un pochino questo tipo di lotta. Per cui ecco, io dico che è la misura in cui recuperiamo i nostri valori. Lo dobbiamo assolutamente fare. No. Abbiamo qualche possibilità, poi sarà la storia a dire se è stata sufficiente o se non è stata sufficiente, se ci sono voluti 10 anni, se ci sono voluti 100, se c'è stato bisogno che si arrivasse fino a picchiare la testa nel muro, avere la catastrofe e poi iniziarsi. Non lo so, per fortuna nessuno ha la sfera di cristallo. Per cui io mi rendo conto della complessità, anch'io passo momenti di forte scoraggiamento, però poi alla fine mi dico, in qualsiasi caso te ti devi chiedere che cosa puoi fare, devi fare la tua corsa fino in fondo, perché se anche gli altri fanno la loro corsa fino in fondo, abbiamo qualche possibilità di farci, altrimenti vincono loro, insomma. Allora, io so che sono studente, avete fatto una proposta di soluzione al debito. Sì. Volevo un po' di risposta. Sì, no. Noi diciamo, innanzitutto cerchiamo di mettere a fuoco qual è stato, attraverso quali meccanismi si è formato. Dopodiché cominciamo a chiederci chi vogliamo servire. Io credo che dobbiamo uscire fuori da questa logica che dobbiamo in tutti i modi soltanto metterci nell'ottica di ripagare i creditori. Se un paese è in difficoltà, devono pagare tutti, in maniera particolare, devono pagare i più ricchi, devono pagare i più forti, devono pagare quelli che hanno le spalle. Come? Su questo non c'è più. No, oggi invece no, non è vero, invece ci impongono il contrario. Se vai a vedere parla di pensionato più povero, no, per cui io dico, ecco, dobbiamo cominciare a stabilire quali sono i nostri valori di riferimento. Se un paese è in difficoltà, indipendentemente dalla ragione, dobbiamo dire che dobbiamo far pagare di più chi è in condizione di pagare di più. Se una famiglia, magari per la scelleratezza del padre, che è un ubriacone, che si è finito tutti i soldi a bere, ai cavalli, ma comunque c'ha un figlio, c'ha dei figlioli, e insomma i figlioli non possono pagare per gli errori del padre, insomma. E quando si presenta il banchiere alla porta, dobbiamo stabilire se i pochi soldi che ci sono in famiglia li utilizziamo per continuare a dar mangiare ai figlioli, o se vediamo al banchiere per arricchirsi lui. C'è poco da fare. Questa è una grande scelta di campo che noi dobbiamo fare. E io dico che in qualsiasi situazione noi dobbiamo privilegiare i diritti di tutti. Prima vengono i diritti dei cittadini, i diritti fondamentali. La scuola non si può mettere in discussione. La sanità non si può mettere in discussione. Il fatto che i nostri, oltre una certa età, si garantiscono, non si può mettere in discussione. Però rispetto a questo bisogna avere idee chiare. E mettiamo piuttosto in discussione il diritto, no, dei creditori di poter avere i soldi, specie quando rivendicano di più di quello a cui dovrebbero avere diritto. Qual è il tasso di interesse corretto? Questa è una grande domanda. Loro dicono una cosa, vale la legge di mercato, per cui se il mercato riesce ad imporre un tasso di interesse che va sempre di più su, quello è il tasso che deve essere applicato. Io dico di no. Dobbiamo cominciare a dire che c'è un interesse collettivo che deve essere salvaguardato, e io comincio ad avere la pretesa di chiedermi qual è il tasso di interesse equo. Può essere questo il tasso di inflazione, per esempio, ciò che la Banca Centrale Europea applica alle banche commerciali. Cioè, dobbiamo cominciare a chiederci. Quindi dobbiamo dotarci di una serie di meccanismi per intanto bloccare la crescita degli interessi, ma dobbiamo anche dotarci di fare delle scelte che in qualche modo impediscano alla comunità di continuare ad impoverirsi per pagare gli interessi e per pagare il debito. Insomma, per cui ecco, la proposta che io faccio è il congelamento del debito, cioè abbiamo la capacità di dire che per un certo tot di mesi, di anni, noi non paghiamo gli interessi perché non siamo più disposti a disseguire la nostra comunità per il tempo, non siamo più disposti. Poi sappiamo che tanti errori sono stati commessi e che tanti difetti dovranno essere aggiustati.
E insomma, il turismo si mette in tasca i soldi di tutti, quella deve essere una storia che deve finire. Ma è chiaro, o gli altri 24, no? Miliardi che continuano a puntare per là, è una storia che deve finire. Oppure i soldi che diamo all'Italia per arricchire Polanyi, è una storia che deve finire. Per cui non si dice, secondo passaggio, cerchiamo di fare un'analisi della formazione del debito, no? E può darsi che scopriamo che tanti inutili che abbiamo formato, anche perché i soldi sono stati regalati. Sono stati regalati per i privilegi, sono stati regalati per le caste, sono stati regalati per la corruzione. E insomma, non possiamo assolutamente farci carico di tutto. Per cui facciamo un'indagine seria per capire come si è formato, no? In modo che da stabilire qual è la parte di debito che magari riteniamo corretto pagare, la riteniamo legittima, invece la parte legittima che diciamo, signore, non ci dispiace, di questa parte di debito deve pagare con te. Insomma, con la Nino, quanto dobbiamo continuare a dare miliardi? Grazie che sia venuto il momento di dire no, guarda, questa operazione che abbiamo fatto, di dividere l'Italia, la parte buona, te la prendi te, la parte non buona, se la prendi allo Stato, insomma, ragazzi, a me pare sempre le cosine, no? Come stanno facendo per le parti. Per cui, secondo il passaggio, facciamo un audit, un'indagine per capire la parte di debito illegittimo che abbiamo il diritto di ripudiare, e poi facciamo anche un discorso serio di riforma del sistema fiscale. Dobbiamo tornare alla progressività veramente seria, insomma, no? Rivediamo le spese, magari eliminare gli sprechi, tutto ciò che mi serve ai fini sociali, per avere un futuro che sia libero dal debito. Questo è un punto di partito delle cose che diciamo. Sì. Diciamo che l'iniziativa aveva più che altro il senso di cercare di fare in modo che si aprisse un dibattito, perché la cosa che più mi metteva spavento è che tutti finassimo il capo di fronte a certe scelte e nessuno che avesse il coraggio di mettere in discussione. Per ispiro fondamentalmente era questo. E mi pare che ancora oggi siamo ancora a questa fase, perché i numeri che abbiamo sono talmente ridicoli per poter così avanzare una rivendicazione. Questo ci vengono semplicemente in faccia ancora, per cui io dico che siamo ancora nella fase in cui dobbiamo continuare a seminare consapevolezza. Mi rendo conto che il tempo corre più veloce della nostra capacità, però questa è la siamo, insomma. Io direi che a questo punto l'ora è un po' tarda, la sveglia domani mattina sia per Francuccio che per Marco, sarà abbastanza presto. Quindi grazie della partecipazione, vi ricordo che sono i libri sull'informazione disponibili, interessati nella pubblicazione. Ringrazio molto, grazie per la sua disponibilità.